Buongiorno a tutti, benvenuti. Italian Teacher Program. Oggi i professori dell'Academy presentano i loro lavori che hanno preparato sui quattro argomenti dell'Academy 2018. Adesso ascolteremo un intervento di Antonella Del Rosso che anticipa un po' quello che si è fatto durante la settimana, insomma, e dopodiché ascoltiamo con piacere le presentazioni dei docenti. L'unico, ok, porta parola, non perdiamo più tempo, andiamo avanti, salutiamo quelli che ci guardano online. Il primo di quattro working group. Buongiorno a tutti. Tutto, sono molto contento di essere qua con voi, di aver passato questi cinque giorni bellissimi, pieni, intensi. Preferisco questi odi sul microfono in mano. Si sente? Sì. Sono contento anche di essere riuscito, almeno per quello che ho potuto, a ricominciare a ristudiare delle cose che avevo lasciato all'università, come penso quasi tutti noi, e essermi addentrato un po' di più in quelli che sono i fondamenti di uno studio della fisica fondamentale, che penso che poi alla fine sono uno degli aspetti che ci interessano di più, capire da dove veniamo, quello che siamo, e quindi sempre più andare a sondare gli aspetti anche un po' speculativi. E diciamo che andare oltre il modello standard è molto difficile, ma è anche molto affascinante, come lo è per noi, sicuramente lo ritengo anche affascinante per i nostri studenti. L'obiettivo di questa serie di slide che vi propongo è un po' una riflessione su quello che potremmo proporre, quindi è un po' uno schema che deve essere sicuramente allargato, approfondito, ai nostri studenti riguardo a quelle che sono le extra dimensioni. Si può andare avanti? Ok, ovviamente siccome sarebbe una presentazione da fare nelle sette dimensioni o con tutte le sei dimensioni, quello che possiamo vedere ora è solo una piccola parte. Dovete immaginarla come il nostro cerchio nello spazio di Flatlandia ha immaginato la sfera che lo attraversava. Quindi immaginate di essere un oggetto, di essere nella terza dimensione, di avere questa presentazione a sei dimensioni che vi attraversa. I destinatari a cui ci siamo riferiti sono ovviamente gli studenti del quinto anno del liceo scientifico. Il background che devono avere necessariamente è almeno un po' di conoscenza della relatività, una buona base di matematica, con la possibilità anche di aver fatto il campo complesso. Non c'è la quantità di ordine, no? E la proposta potrebbe essere di sviluppare una serie di seminari in cui anche gli studenti poi diventano protagonisti, in quanto forse la parte più interessante potrebbe essere dare degli spunti che loro poi approfondiscono e sviluppano ulteriormente con una serie di presentazioni o quello che può essere interessante per loro, fare dei video che poi possono anche mettere su una piattaforma condivisa. Una serie di seminari che avevamo pensato di sviluppare sono relativi ai ingegneri, SUSI, la spessimetria, i neutrini e ovviamente le extra dimensioni dell'argomento che trattiamo oggi. Gli obiettivi di questa serie di slide, gli obiettivi didattici, sono passare dallo spazio all'iperspazio, quindi come si passa dalla prima alla seconda dimensione alla terza dimensione e via via una generalizzazione più ampia, che non è per nulla banale per i ragazzi, non è nulla, per nulla banale per noi, figuriamoci per i ragazzi del liceo. Saper individuare i problemi che portano alla necessità o che possono portare alla necessità di introdurre un spazio a dimensione superiore alla quarta e che quindi possono anche risolvere. Saper riconoscere come l'intensità della gravità in questo caso può essere descritta e vedere che può diminuire o aumentare le dimensioni. Questo è un problema che dopo vediamo può essere risolto anche abbastanza semplicemente, intuitivamente, se uno ha approfondito il concetto di teorema di Gauss.
E poi, introducendoci al modello e alle teorie KK, sapere vedere come il modello KK può dare un buon candidato per la materia oscura. Non abbiamo introdotto il problema della gerarchia, ma anche questo potrebbe essere ben studiato all'interno dei modelli delle teorie KK. Quindi la parte introduttiva di questo progetto ovviamente è necessariamente lo studio iniziale o l'approfondimento o il reminding su quelle che sono le dimensioni di uno spazio, quindi partire dalla dimensione 0, il punto, la dimensione 1, la retta e poi il piano e via via. È ovvio che si fa un parallelo con lo spazio euclideo, non è necessario andare su spazi più complicati, forse potrebbe essere utile, visto che è stata fatta la relatività, far vedere anche magari la metrica di Minkowski, ma alla fine è un punto di partenza che poi può essere preso per generalizzare a una dimensione ulteriore o sopra la quarta dimensione. La debolezza della forza di gravità si vede ovviamente in relazione alle altre forze, quindi se si prende il parallelismo tra la forza di gravità, quindi la formula di Newton e la legge di Coulomb, si vede benissimo che il rapporto tra le due forze ha una differenza di ordine di 36 ordini di grandezza che è enorme. Questo problema è uno dei problemi che attraverso il modello KK può essere affrontato, quindi con l'estensione a una dimensione maggiore alla quinta. Come funziona più o meno la descrizione e la soluzione di questo problema? Allora, se noi proviamo a applicare il teorema di Gauss alla forza di gravità, ovviamente quello che otteniamo è che se facciamo una bella superficie gaussiana in cui al cui interno c'è una massa, quello che troviamo, quello che contiamo contando le linee di flusso, è la massa interna o la carica interna, se per caso parliamo invece del campo elettrostatico. È chiaro che se noi però cambiamo la superficie, andiamo in dimensione maggiore, quello che troviamo come potenziale non dipende più come da 1 su R, ma ovviamente va a R a 1 più D, dove D è l'extra dimensione. Quindi ovviamente il potenziale decade più rapidamente. Quante dimensioni servono e in che modo? Questo è, a seconda dei modelli, viene descritto in maniera diversa. Si può far vedere che per potenziali, se vogliamo, ma questo è un po' di velocità, no, non lo ricordo, quindi meglio non dire. Esatto, la condizione. Ah, ma che dicevo, non mi ricordo chi era più il filosofo che diceva che di ciò che non si può parlare è meglio tacere. Questo è un buon modo per far vedere ai ragazzi come si passa da una dimensione all'altra, effettivamente se si prendono quattro segmenti di uguale misura si può costruire un quadrato e poi producendo il quadrato si può costruire un cubo e quindi analogamente uno se si prende un cubo e prova a ripiegare, costruirne quattro e ripiegarlo su se stesso può costruire un ipercubo e rimandarlo magari alle famosissime immagini dell'ipercubo di Dalì. Ma come percepiamo noi essere tridimensionali la quarta o la quinta dimensione? Questo è un bel problema. Ci può venire in aiuto, ragazzi, sia il libro di Flatlandia, ma anche alcuni filmati interessanti. Qua vediamo come il nostro quadrato che vive nel piano percepisce il passaggio di una sfera vedendo prima un punto, poi vedendo dei cerchi sempre più grandi, fino a ritornare a vedere un punto e poi vedere sparire questa nostra sfera che noi percepiamo come sfera. Questo è un bel filmato, magari è questo. Are all realities existing simultaneously? Is there a possibility that all the tensors exist side by side? Flatland, a world of only two dimensions. On the
this world, there is no up and no down. Well, she's out in line. What the bleep is that thing? In this world, the two-dimensional beings that live here have no concept of three-dimensional objects. These two-dimensional flatlanders have no understanding of cubes, spheres, tetrahedrons, or yours truly. From their 2D perspective, my 3D finger looks something like this. What the fuck is that? Hello, little circle. Che non è caso, Should I say, devo dire che questo dottor Quantum ha anche altri filmati molto interessanti. Io ne uso uno particolarmente sull'esperimento della dottor Fenditura, che è molto carino. Ma ritorniamo a noi. È ovvio che poi si possono costruire degli spazi molto più complicati, oltre alla quarta e la quinta dimensione, e qua ne vediamo alcuni esempi, tra cui strutture molto belle da vedere nello spazio tridimensionale, da riproiettare nello spazio tridimensionale, come sono le figure di Calabi Yau e altre figure di questo tipo. A questo punto, una volta introdotta l'idea che ci possono essere dimensioni superiori alla quinta, si può iniziare a parlare di una delle teorie, la prima probabilmente, che ha introdotto l'utilizzo di una dimensione ulteriore, di dimensione extra, per descrivere una forza, quindi la teoria di Kaluza-Klein. La teoria di Kaluza-Klein prende avvio intorno al 1920, quando ovviamente la relatività generale ormai era una teoria assodata, e prende spunto dal fatto proprio che la teoria della relatività generale descrive l'interazione del campo gravitazionale come una perturbazione, come una curvatura dello spazio-tempo. E allora Kaluza e Klein si chiedono, ma se fosse possibile descrivere anche la forza del campo elettromagnetico come una qualche perturbazione di una qualche geometria, di un qualche spazio, arrivano a descrivere quindi uno spazio con una dimensione supplementare, che adesso vedremo, e la vibrazione di questa dimensione supplementare rappresenta, si può far vedere, che rappresenta il campo elettromagnetico. Okay. Quindi l'idea di Kaluza e Klein è di unificare il campo elettromagnetico con la gravità, utilizza uno spazio 5 dimensionale. È ovvio che la quinta dimensione non si vede, quindi devono trovare a studiare un sistema perché questa dimensione non sia visibile al nostro occhio, e scogliono il fatto che sia compattificata e anche molto piccola. È una dimensione periodica che come un cerchio correla la dimensione, la metrica sul cerchio, come diciamo così, è la stessa caratteristica della curvatura che ha nello spazio tridimensionale, quadridimensionale, lo spazio-tempo, la gravità. Quindi la curvatura dello spazio-tempo nelle quattro dimensioni della gravità, la curvatura, la dinamica di questa metrica sulla dimensione compattificata diventa il campo elettromagnetico. Come si fa la compattificazione? Allora si prende una linea infinita, quindi una dimensione, gli si aggiunge un cerchietto, si miscela un attimino questo sistema così ottenuto, questa varietà, e quella che otteniamo quindi è una varietà compattificata. Compattificata nel senso che matematicamente stiamo parlando di un compatto. Si possono poi ovviamente sviluppare delle teorie più avanzate, quindi non c'è solo un modello, quello è il modello iniziale, ma tutte le teorie di Kaluza-Klein di fatto a ogni punto dello spazio-tempo appiccicano una dimensione o più dimensioni extra, ed è chiaro che a seconda di come vengono gestite queste dimensioni, quante sono queste dimensioni extra, di come si compattificano, abbiamo delle teorie diverse. Ad esempio, se si utilizza questa struttura, che è la struttura di
Calabi Yau, da quello che ho capito si può far vedere che la teoria di string è una teoria di Thalusa Klein che utilizza questa compatificazione, o alcune penso, utilizzano questa struttura per immaginare che le dimensioni si compatifichino e noi non riusciamo a vedere. Qual è l'idea o il modello che permette alle teorie di Thalusa-Klein di portare un candidato per la materia oscura? Allora, quello che succede è che lo stato, diciamo così, possiamo descrivere una particella come uno stato zero, che vive nelle quattro dimensioni che percepiamo noi, più degli stati ulteriori che vibrano, che stanno nelle dimensioni superiori. La vibrazione nelle dimensioni superiori è ovviamente determinata da un indice n, che sarà un numero quantico, che da quello che ho capito si chiama parità kk. Quello che succede è che quando noi siamo nella dimensione superiore abbiamo questo numero quantico, gli stati superiori sono instabili e quindi decadono al massimo nello stato inferiore, nel primo stato stazionario, e una volta che decaduti nello stato stazionario non possono più ridiscendere nello stato zero, che sarebbe invece lo stato dove viviamo noi. Quindi si può rappresentare ad esempio il fotone come uno stato 0 senza massa più uno stato 1 dotato di massa. Allora questo stato 1 dotato di massa può essere pensato come un buon candidato per la materia oscura. Se si vuole andare a vedere un po' più matematicamente come si può descrivere, questo è uno sviluppo in serie di Fourier. Questo qua è lo sviluppo sul cerchio. Ovviamente nella meccanica quantistica, una volta che noi abbiamo una variabile che è periodica, possiamo quantizzare il momento è quantizzato secondo un numero quantico n, r è, diciamo così, la dimensione caratteristica, il raggio del nostro cerchietto compattificato, che ha a che fare ovviamente col momento nella direzione perpendicolare alle altre, quattro dimensioni. E direi che qua concludo. I prossimi passi che potrebbero essere fatti dagli studenti, oltre ad approfondire qualsiasi di questi punti, può essere andare oltre una riflessione su quelle che sono le teorie, ad esempio la teoria delle stringhe o teorie ulteriori, pensare a una convergenza tra la meccanica quantistica, la teoria quantistica di campo e la gravità, vedere altre teorie che si ispirano al modello di Thalusa-Klein, affrontare il problema della gerarchia di cui non ho parlato, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie. Bravissimo, innanzitutto hai aperto le danze, hai fatto ottimo. Sì, veramente. Marco, volevo un tuo commento sul contenuto prima. Bellissimo, interessante, bravissimo, ovviamente sono emozionato e stupito da quello che è riuscito a raccontare. Allora, due o tre cose. Secondo me mancava un punto iniziale, cioè no, qua hai poco tempo e tutto quanto, però dire subito che queste sono teorie completamente speculative, no? Cioè, dire ai ragazzi abbiamo dei problemi che cerchiamo di risolvere, quindi potrebbe essere, mi viene questa idea balzana, che esistano dimensioni superiori, eccetera, eccetera, che potrebbero risolvere alcuni dei problemi in giro. Immagino che quello diresti, ma insomma, se no ti viene automaticamente la domanda. Sì, sì. Ma dove lo vedi? Ma è vero, ma dove sono? Quindi, ok. Potrebbe essere interessante anche la domanda, ma cosa vuol dire vero? Sì, infatti, potresti anche... come si verifica una teoria fisica, la scienza della verità, tutte queste cose, poi passi la palla al professore di filosofia. Poi cosa avevo segnato? La discussione sulle torri di Thalusa-Klein, cioè appena due o tre slide prima, lì secondo me, cioè, non so, è un po' difficile dire, però gli dai come l'impressione che appunto esista il nostro mondo quadridimensionale,
e poi esistono anche le altre dimensioni in cui vivono queste altre particelle. Io cercherei di metterla più da un punto di vista della rappresentazione, cioè la realtà è cinquedimensionale, ovviamente, o sei, ovviamente in queste ipotesi. Ma noi non la percepiamo. Ma noi non la percepiamo come tale, quindi nelle nostre limitatissime quattro dimensioni vediamo una torre, cioè quello che ci appare come una torre in realtà sarebbe la realtà cinquedimensionale. Invece qua sembra un po' come dire allora apro una porta, entro nell'altra dimensione e ci trovo tutte le altre particelle. Boh, non so, è un modo di presentare, però anche qui potresti dire, agganciarti a dire come si percepisce un fenomeno, cioè l'osservatore, noi limitati nelle quattro dimensioni, dobbiamo vedere una realtà cinquedimensionale, che poi in realtà con Flatlandia, esatto, già un po' gliel'hai detto, no? Perché il disegnino lì dovrebbe, diciamo, servire a questo più o meno. Lì c'è il momento, nel primo caso nelle dimensioni ordinarie, si vede poco quello lì. Quella a destra, sì. Sì, quello lì. E sotto c'è una componente nella dimensione compattificata. E lì praticamente verrebbe fuori che noi vediamo quella componente, oppure l'energia, mettetela come pare, cioè quello parte, la vediamo come massa della particella di Kaluza-Klein. Era questa l'idea, insomma. Sì, esatto, no? Ovviamente per motivi di tempo è stato un po' complesso. No, infatti, però così potrebbe andare, diciamo. Sì. Okay. Ah, un problema, un modo di presentare la cosa. Aggiungo che il disegno originale, sì, fatto a mano. Bravissimi, ok. Adesso vorrei sapere, alzate le mani quelli che hanno partecipato al working group? Lo potete alzare? Ok, voi che partite adesso? Ditemi una cosa, qual è stata la cosa più difficile da gestire durante il working group per voi? Ok, dal punto di vista del contenuto, qual è stata la cosa più difficile da sviscerare? Dove stanno le mani? Non vedo più nessuno. Tu hai parlato? Qualcun altro che è del working group? Beh, ok, quindi non ci sono state grosse difficoltà dal punto di vista del contenuto? No. Anche perché un conto è, secondo me, confrontarsi con un libro di divulgazione, che però lascia sempre dei buchi enormi, perché non va mai al di sotto o al di sopra della necessità di avere un linguaggio matematico, perché alla fine per comprendere le cose abbiamo bisogno del linguaggio matematico, per, diciamo così, per poterle avere un po' tra le mani, nelle corde, e quando si va a spiegare, credo, ai ragazzi, è vero, non bisogna avere la conoscenza esatta di come poi viene sviluppata tutta la teoria, però se uno non ha chiari i concetti un pochino matematici che ci stanno sotto, questi se li perde. E qua io almeno me li sono dovuti riprendere un attimino in mano, perché tutte queste cose non le avevo fatte. Mi ricordo che avevo visto la teoria di Kaluza-Klein sfogliando un libro di Weinberg, probabilmente, e sto parlando di 20 anni fa. Okay, per cui avere un buon materiale di partenza, secondo me, è una buona base, diciamo. Ci facilita il lavoro, questo è sicuro. Per esempio a me da ex particellato, perché è piaciuto, però non ha più paglie di altro mi fanno negli anni. Queste teorie magari accennare anche ad altre, e però cosa si può vedere? Cioè, gli esperimenti attuali, quelli appena futuri, quelli che so, fra 40 anni avanti il discorso, cosa potrebbero vedere tutte queste teorie? E io non ho idea di quello, sarebbe stata una cosa interessante. Beh, appunto, un'idea base sarebbe se all'LHC riusciamo a produrre il primo stato del fotone o i modelli in cui tutto il modello standard è nelle 5 dimensioni, oppure il primo stato del gravitone in cui solo la gravità nelle 5 dimensioni. Quindi in pratica vedresti la produzione di una particella esotica, per dire, dicevamo con qualcuno di voi l'altro giorno, supponiamo che l'elettrone sia in 5 dimensioni. Sì, però uno non sa dove vederle, quello è il problema. Cioè, fra quanto? Dipende dalla massa. Allora, gli spieghi che dipende dalla massa, la quale è inversamente proporzionale al raggio di compattificazione, e dici, se siamo
sufficientemente fortunati che uno su R è dell'ordine di un K2, spera che ritrovarlo, insomma. Spera di trovarlo. Cioè, non è come l'X, uno dice, se c'è, sta lì dentro. Ma ah no, qui non hai nessuno, allora, diciamo, qui, allora il link te manca, scusami. No, volevo dire semplicemente che dal punto di vista puramente sperimentale si deve comunque sempre rifare al concetto di massa mancante. Sì, sì, no, no, quello sì. A partire da quello, se prendi una... ma è tutta la partenza, perché è l'unico strumento che hai. Può anche non essere mancante in certi casi, per esempio, se fosse l'elettrone, allora quello è un particellone carico di massa, un TeV qualcosa, e ti esce dal centro di Atlas e dici, madonna, cos'è sto tizio? Questo lo vedi subito. Qui forse il link che manca è, se vuoi, il problema della gerarchia, nel senso... tu mi dici, per l'X sapevo più o meno dove andare a guardare, perché avevo intuizioni indirette sugli esperimenti precedenti. Qui non ce le ho. Nessuno sa se la dimensione è compatificata a 1 su TeV, cioè sì, a un TeV, o a 10 alla 12 TeV, o alla scala di Planck. Non sa nessuno. La supposizione è che se questo ha a che fare col problema della gerarchia, allora la compatificazione è all'ordine del TeV, perché questo mi spiega, mi risolve la gerarchia. Uno può dire, visto che lambda è proprio quello giusto perché noi esistiamo, magari lo ritroviamo anche questo. Ecco, sì, quello l'antropico, e poi te la cavi tu a spiegargli se è scienza o no, il principio antropico, però sì. Ok, allora adesso vorrei sentire un commento da qualcun altro degli altri gruppi. La domanda precisa alla quale vorrei che qualcuno rispondesse è la seguente. Dal punto di vista proprio, come dire, punto di partenza, questa presentazione è un punto di partenza per voi, per gli altri, per quelli che non sono andati nei dettagli delle extra dimensioni, per partire e andare a proporre questa cosa in classe? Qualcuno che mi... Paolo? Con i microfoni però, se non si sente niente da qua. Questo è davvero uno strumento che possiamo utilizzare. Grazie. Qualcun altro? Marina? Ma a me è piaciuta molto la presentazione, soprattutto perché, diciamo, anch'io ho scelto soprattutto di partire da Flatlandia, che è un bel libro e secondo me riesce proprio a dare un'idea della... cosa succede quando ci poniamo in uno spazio con dimensione diversa rispetto al solito spazio tridimensionale da cui siamo abituati. Quindi secondo me partire da Flatlandia e in particolare inserire questo mappo che avete messo mi è parso veramente molto, una scelta veramente azzeccata e molto convincente anche per i ragazzi, perché appunto siete riusciti secondo me a spiegare un argomento molto complesso come può essere quello delle extra dimension con diciamo partendo da cose, da elementi semplici in modo tale da rendere comprensibile soprattutto nella prima parte, magari poi in questa seconda parte per i ragazzi può essere un po' più complicato, però almeno dare un'idea convincente del problema del cambio di dimensione, quindi direi che mi è piaciuto molto. Io ascoltando così mi è venuto in mente che chiaramente questo ha degli ottimi e utili e necessari agganci con la matematica e con l'introduzione della varietà riemanniana e le rappresentazioni, tutte queste cose qui. Quindi siccome a scuola facciamo anche la geometria analitica dello spazio, tra le numerosissime cose che ci hanno, questo permette, diciamo così, no, quando uno imposta la geometria analitica dello spazio fai il passaggio a 3, ma puoi fare il passaggio a 4, puoi fare il passaggio a 5, questo ti può aiutare tanto, cioè secondo me è importante perché al di là di tutto quello che abbiamo detto, che abbiamo visto, al di là della fisica, permette anche un ottimo collegamento con la matematica e con argomenti anche di matematica molto avanzati e che però possono essere agganciati a una parte di programma che comunque dobbiamo svolgere perché insomma, ci sono sempre i quesiti di dover analizzare nello spazio alla maturità. È ottimo. Qualcun altro vuole aggiungere qualcosa? Allora, in questo caso facciamo, chiediamo al secondo gruppo qual è adesso? Cristina, vai sì, tu. Proviamo ok, a, con la supersimmetria. Con le due parti, dov'è Rocco? Ok.
Ok, quindi è terminata la presentazione del primo gruppo, passiamo al secondo gruppo che ora presenterà un lavoro sulla supersimmetria, quindi in questo caso questo è il secondo argomento che è stato trattato questa settimana. Ricordiamo che siamo all'ITP, Italian Teacher Program, secondo livello Academy, nel quale i professori formano dei gruppi lavoro ed in questi approfondiscono degli argomenti. Facciamo preparare nel frattempo i docenti alla presentazione che dovranno fare. Nel frattempo mi avvicino ad Antonella. E Antonella, quindi oggi abbiamo, oggi stiamo non solo scusate guardando... un attimo, facciamo prima che vada via un applauso. Sì, alla... certo, certo, approfittiamo. Massimo, sì, sì, sì. Un applauso per Massimo. Quindi approfittiamo del cambio di scena che c'è adesso, sì, perché stanno preparando col secondo gruppo, sì, sì. E questi cavi, working group sono caratterizzati non solo dalla presentazione di un lavoro ma anche dalla discussione dello stesso, che ci stiamo confrontando con Marco Cirelli e con i docenti presenti, giusto? Esattamente, questo è un passaggio fondamentale, dobbiamo avere un'idea preliminare del fatto che se queste idee che stiamo presentando, questo modo di vedere questi concetti così difficili funziona veramente e se è veramente possibile riportarli nella scuola, in classe, con gli studenti e in che modo, se almeno sono un valido punto di partenza. Al momento sembra assolutamente sì, sono stati bravissimi. Quindi è giusto dire che i professori qui in Academy imparano a rendere fruibile questo materiale per le scuole italiane? Senz'altro stabiliscono dei punti di partenza importanti e con questi punti di partenza poi sono in grado di lavorare, chiaramente a partire da questi hanno stabilito anche delle connessioni importanti, delle relazioni importanti con altri docenti, quindi sanno anche dove a chi rivolgersi se hanno domande, se hanno questioni rimaste aperte, ed ovviamente i tutor rimangono a disposizione in caso di domande, ma naturalmente ormai sono entrati talmente tanto nell'argomento che sono praticamente indipendenti nel cercare le fonti opportune da poter utilizzare. Da poter certo, utilizzare. Certo, chiaramente. È tutto un lavoro fatto. Quindi la discussione che c'è dopo ogni presentazione serve proprio a questo, a far emergere quelli che sono i punti forza di queste presentazioni, quali potrebbero essere gli eventuali sviluppi e le ricadute a livello didattico per i ragazzi, per gli studenti. Senz'altro, e questo non è un passaggio facile, perché fare delle presentazioni non è mai banale, sì, sì. In un ambiente come il CERN è comunque una cosa che a priori intimorisce, e trovo che gli sforzi fatti durante questo ETP Academy, che appunto è un livello avanzato, siano veramente importanti per una serie di motivi, tra cui anche il fatto di non lasciarsi intimorire, credo che sia importante. Assolutamente. Bene, passiamo alla seconda presentazione, siamo a tra poco. Siamo quasi pronti, a tra poco. Ok, il nostro tema invece era quello delle supersimmetrie. Tema che ci ha molto coinvolto perché francamente sì, alcuni di noi non avevano mai affrontato, ma in primis non avevo mai affrontato, come avevo già detto con voi, queste tematiche nell'ambito dell'insegnamento e in maniera sì, se vogliamo, più divulgativa, solo in più divulgativa in passato. Quindi ci siamo diciamo cercati di abbiamo fatto del nostro meglio per cercare di dare soprattutto una dimensione che fosse comprensibile per
la tipologia di scuola nella quale insegniamo, la tipologia di scuola superiore, individuando in particolar modo come obiettivo e come studenti, gli studenti comunque di un quinto anno di scuola superiore, presumibilmente di un liceo scientifico, ecco, soprattutto per ciò che sono gli obiettivi che abbiamo individuato e i prerequisiti in termini di conoscenze di ambito fisico. E quindi come prerequisiti, ovviamente, in ambito di fisica classica, fino all'equazione di Maxwell, dopodiché un po' di relatività ristretta, cioè l'essenziale della relatività generale, alcuni elementi di meccanica quantistica, le forze fondamentali, sempre in ambito di fisica classica, concetto di materia reale e materia oscura che possono essere trattati, a nostro avviso, anche come una sorta di approfondimento fatto da parte degli studenti. E il modello standard l'abbiamo dato come prerequisito, può essere forse incluso in un'unità didattica come questa sulle supersimmetrie, o comunque ripreso in un prima. Poi c'è una comprensione essenziale del diagramma di Feynman, ovviamente, e conoscenza elementare del funzionamento del rivelatore, che serve agli esperimenti di ATLAS e CMS. Come ci siamo mossi? Ci siamo mossi con un concettuale che era quello delle supersimmetrie, individuando alcuni nuclei che potessero essere innanzitutto non definizione, ma spiegazione, ecco, di cosa intendiamo per... Anzi, prima ancora, un altro prerequisito che riteniamo essenziale è una ripresa di quello che è il concetto di simmetria, sia in geometria che in fisica. In questo avevamo trovato un parallelo simpatico tra quello che poteva essere la tavola periodica di Mendeleev e quello che potrebbe essere invece siamo dello standard e soprattutto quello delle supersimmetrie, quindi la geometria in fisica vista anche in questo modo. C'è un simpatico filmato di cui dovremmo aver aggiunto il link che sostiene questa ipotesi, insomma, che potrebbe essere simpatica anche per i nostri studenti da affrontare. Dopodiché abbiamo appunto, dicevo, affrontato cosa intendiamo per supersimmetria, e le ipotesi quindi della supersimmetria, i problemi legati al modello standard, quindi la gerarchia, la materia oscura e la gravità, e i metodi di indagine per quanto riguarda le particelle supersimmetriche, e legato al modello standard il decadimento di P, le R parità che poi si ricollegano alla materia oscura. Ovviamente non potremo fare tutto questo nel giro di 20 minuti, per cui abbiamo pensato di soffermarci su un'introduzione intanto di quello che sono le particelle partner supersimmetrici, e poi il collega si addentrerà meglio su quello che è appunto la questione del decadimento di P e della R, coniugandola con la materia oscura. Allora, supersimmetrie che cos'è? Appunto questa simmetria supposta tra due grandi famiglie, che sono quelle dei fermioni e sono quelle dei bosoni. Abbiamo trovato questa immagine simpatica perché così riassume all'interno della famiglia dei fermioni quelli che sono quella che è la nomenclatura che già conosciamo, le tipologie di particelle che già conosciamo, elettroni e quark, e quelle che diventano poi le particelle e i loro partner supersimmetrici, che hanno come prefisso una S, quindi Sleptons e Spork, è invece quelle che sono le particelle di partner supersimmetrici dei fermioni, che invece, dei bosoni, che invece assumono questa nomenclatura differente del gluino, del fottino, del gluino, del zino e dell'ipsilon. Questa può essere una tabella riassuntiva che può essere didatticamente, secondo me, pure simpatica per gli studenti, e qui abbiamo riassunto invece le caratteristiche di quello che dovrebbero essere queste particelle supersimmetriche in termini di spin, e soprattutto quelle che dovrebbero essere appunto le proprietà, ecco, questi partner supersimmetrici cosa dovrebbero avere? Le stesse proprietà, visto che si parla di simmetria, quindi simmetria inteso anche come stesse proprietà, ma abbiamo un problema, cioè se parliamo di stesse proprietà ovviamente ci leghiamo anche al concetto di stessa massa. Allora, devono avere la stessa massa, se devono avere la stessa massa delle particelle che già conosciamo del modello standard,
ce l'avevamo chiesto, avremmo già dovuto trovarli ovviamente con gli strumenti a nostra disposizione in termini ad esempio di acceleratori di particelle, perché riusciamo ad entrarci sino a masse di quel tipo lì. E invece non siamo ancora riusciti a individuarli. Per quale ragione? Beh, una delle ragioni possibili può essere quella che invece questi partner supersimmetrici non abbiano in realtà la stessa massa, cioè sia una simmetria non perfetta, quello che parla di, si parla di simmetria rotta. Perché simmetria rotta? Perché invece questi partner supersimmetrici dovrebbero avere massa diversa, massa molto superiore rispetto a quella che è la massa invece dei corrispondenti del modello standard. Nello specifico qualche centinaio di volte la massa del protone, e di conseguenza non siamo in grado ancora, e ci sono dei colleghi che si sono addentrati meglio nel dettaglio, le troverete nelle slide, nelle invece modalità di ricerca attualmente possibili in ambito di superparticelle, ancora non siamo in grado di avere ad esempio acceleratori così potenti da poterli determinare. Come dicevo, potrebbero essere vari strumenti per superamento di alcuni problemi che avevamo evidenziato anche durante il corso di Marco circa il modello standard. Qua il problema della gerarchia, la materia oscura e il problema della gravità. Il collega in particolare vi parlerà di quello che è il problema della gerarchia. A questo punto ti passo il gelato. Ecco, non so se si muova. No, io sì, si muova, no. Come vuoi, con questo. Due però no. allora io, cioè, con il nostro gruppo abbiamo affrontato questa parte. Il problema della gerarchia consisteva quindi nella massa del bosone di Higgs, no? Abbiamo visto che la massa, oltre che del bosone, oltre che essere quindi in relazione con l'interazione che il bosone di Higgs ha con se stesso, c'è anche quella che il bosone ha con le altre particelle. E quello che avevamo già visto, ecco, quello che abbiamo già visto con Marco è un bosone, il bosone di Higgs, può generare delle particelle virtuali, in questo caso il tauone e l'antitauone, che sono particelle virtuali, quindi si annichilano. Top e antitop, si annichilano e generano di nuovo il bosone di Higgs. Se calcoliamo l'incremento alla massa che dovrebbe dare questo, che è un solo loop e non più loop, abbiamo visto che l'incremento, che è data da quella formula delta m proporzionale a mt al quadrato per lambda al quadrato, abbiamo detto, se consideriamo come lambda che considera le masse di tutte le particelle, no? E quindi consideriamo in questo caso la massa di Planck, otteniamo una variazione di massa che dovrebbe essere intorno a 10 alle 19 GeV. E quindi, rispetto alla massa del bosone, è straordinariamente grande questa variazione, e quindi c'era qualcosa che non andava. Allora, l'introduzione, innanzitutto bisogna dire che teoricamente si pensa che il contributo dei fermioni a questo fatto sia negativo e quello dei bosoni sia positivo. Quindi, in questo stato, se noi consideriamo adesso la massa con m al quadrato, m al quadrato sarà m0 al quadrato, che è la massa del bosone in relazione all'interazione con se stesso, meno f più b, dove f sono i contributi di tutti i fermioni, quelli a un loop, e b il contributo di tutti i bosoni. Questi due, perché diano veramente la massa del bosone, dovrebbero annullarsi esattamente, in realtà sono quantità molto grandi, per cui questo non accade. Con l'introduzione quindi dei superpartner, quindi sappiamo che un fermione, il suo superpartner è un bosone. Del bosone i superpartner sono dei fermioni. E quindi questi contributi sono opposti rispetto alle particelle ordinarie. Quindi la nuova massa, puoi passare avanti per favore, grazie. Qui la nuova massa in questo caso sarà così, quindi m al quadrato sarà m0 al quadrato, che è sempre l'interazione del bosone di x con se stesso, meno f più b che avevamo visto prima, più f' e meno b', dove f' ovviamente sono i superpartner dei fermioni, che ovviamente sono diventati bosoni, quindi positivo, e b quello dei bosoni, che sono diventati fermioni, quindi è negativo. Ora, questa quantità qui, se le masse fossero state identiche, si annullava
completamente, no? In realtà, dalla rottura della simmetria della massa sappiamo che così non è. E quindi vuol dire che non si annullano completamente. È chiaro che se non si annullano completamente, la variazione che deve avere deve essere tale di non avere ordini troppo grandi. E affinché questo accade, si è supposto, si è ipotizzato quindi che le superparticelle devono avere una massa che è inferiore al TED. Altrimenti, se fosse superiore al TED, rincapperemmo di nuovo nel problema della gerarchia, perché la massa, cioè il delta M, sarebbe ancora troppo grande e quindi bisognerebbe fare con una cascata di particelle, anche se ancora non le abbiamo trovate. Ora, perché abbiamo parlato del decadimento del protone? Perché abbiamo visto che vi sono delle, diciamo, delle trasformazioni esotiche in cui il numero barionico e il numero leptonico non si conserva. Quindi se questo può accadere, è chiaro che il protone potrebbe decadere, perché c'è questa relazione qui, il protone può decadere in un positrone e un pione nullo. Puoi andare avanti? Questa è la possibilità in cui questo può avvenire, quindi il protone, vedete, c'è il quark up va in se stesso, il quark up e down danno luogo ad una superparticella. A sua volta questo poi decade e dà luogo ad un positrone ed un anti-up. L'anti-up e l'up formano il P0 e quindi quella relazione sarebbe possibile. E quindi se questa relazione è possibile bisognava introdurre una nuova diciamo, legge di conservazione. E questo è nella R-parità. Se definiamo questo nuovo concetto di R-parità, che questa R-parità si conserva, poi vedremo sopra, ritornando, che questa relazione non sarà possibile. Come si definisce la R parità? Allora, la R parità si definisce così, come meno 1 elevato 2S più 3 che moltiplica B meno L. Se calcoliamo, quindi S è lo spin, ovviamente B ed L sono il numero barionico e il numero leptonico. Abbiamo, in questa fase abbiamo fatto degli esempi ma banali, cioè possiamo dare ai ragazzi, per esempio, puoi andare avanti? Quindi degli esercizi, per esempio, per calcolare qual è la parità dell'elettrone, oppure quella del selettrone, quella del fotone, quello del futino. Quindi esercizi veramente stupidi, nel senso che possono fare, ma non ce ne sono di altri. E un altro esercizio poteva essere, quindi noi gli diamo i valori di S, B ed L e gli chiediamo che cos'è, se una particella, un'antiparticella. Puoi andare avanti? A proposito, ovviamente dal calcolo che abbiamo fatto, perché noi abbiamo fatto, no, si vede che le particelle hanno parità positiva e le antiparticelle hanno parità negativa. Quindi se ritorniamo adesso al grafico quello del pione, ok, vedete che qui non si conserverebbe la R parità, perché SR ha un valore negativo. Va bene, quindi in questo modo, con la conservazione della parità, questa trasformazione non è più possibile e quindi si elimina il decadimento del protone, che è problematico visto che la vita media del protone è 10 alla 33 anni, quindi ritorna, ecco, ok. Allora, quindi quello che abbiamo visto è che siccome esiste questa R parità, ogni superpartner quando decade dovrebbe dar luogo almeno ad una coppia, no? Di particelle di questo tipo, così poi tutto torna. Ovviamente quando queste particelle decadono, il problema è se decadono tutte, avremmo dovuto trovarle, perché perlomeno avremmo dovuto vedere qualche effetto. In realtà in questo modo si vede che la particella più piccola non può decadere. Perché la particella più piccola non può decadere? Quello intendo dire quella con massa inferiore, perché altrimenti dovrebbe generare una coppia di particelle e non è possibile, una coppia di superparticelle. Di conseguenza, quindi, questa particella deve essere stabile e quindi siccome questa particella deve essere stabile, deve essere anche neutra e deve diciamo, risentire solo dell'azione della forza debole perché non reagisce con la materia, e quindi abbiamo pensato che questo possa essere un candidato per la materia oscura. Ovviamente poi c'è tutta la parte che riguarda la possibilità di vedere come ritrovare questo, quindi con tutti i rilevatori, quindi questo qui sarebbe la conclusione che siamo arrivati.
Ok, Marco, qualche commento sul contenuto, per favore. Di nuovo, congratulazioni, estremamente completo, c'è dentro tantissima roba. Io mi sono segnato, all'inizio ho pensato di dargli una percezione di cosa vuol dire lo spin, che cosa... E cosa si distingue, in che distinzione sono? Diciamo che questa l'avevo pensata come un'unità didattica successiva a una serie, perché non potevamo fare tutto, quindi in realtà questa è un'unità didattica che viene dopo, una, due o tre unità didattiche in cui si fanno quelli che erano i prerequisiti, no? Ok, no, perfetto, perché quello comunque anche solo a livello di bosoni sono particelle che possono stare tutti insieme. Sì, 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 no, ci penso esclusione di Pauli e così via. Sì, 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 questo. E poi no, un dettaglio. Quando dite che se avessero la stessa massa li avremmo già visti acceleratori di particelle, eccetera, eccetera. In realtà è ancora più semplice, nel senso se esistesse un selettrone con la stessa massa dell'elettrone l'avrebbe visto Democrito, non so, diciamo, è veramente di base, quindi deve essere rotta proprio per considerazioni banali. E, ok, poi invece sulla parte della materia oscura, lì è un po' difficile, allora, finché c'è l'R parità, perfetto, uno riesce a dire perché c'è la stabilità. Poi sento un po' di difficoltà, ma è evidente, nel dire, ok, allora deve essere anche neutra, devo cercare la particella che è neutra e che interagisce solo con la forza debole. Lì, in realtà, l'idea è che se la mia teoria è costituita in modo tale che la particella più leggera, che viene tenuta stabile dall'R parità, capita essere anche elettricamente neutra, e interagente solo con la forza debole, al massimo con la forza debole, allora beh, questo è il senso che potrebbe essere un candidato. Ci sono tutta una serie di un insieme infinito di modelli supersimmetrici in cui la particella più leggera risulta avere carica elettrica, risulta essere, che ne so, io proprio il selettrone, quello lo butto via. Cioè la mia teoria non funziona perché è un vincolo che non può essere neutro, cioè, stabile e carica. Certo. Okay. Ok, allora vorrei per alzata di mano i colleghi, per favore fatemi vedere chi eravate. Ok, qualcuno che vuole commentarmi su come è andato il lavoro di gruppo? Qual è stata la cosa più difficile? Sono qui vicino a te. Infatti. Ma anche per noi la parte, almeno per quanto mi riguarda, la parte più complessa è stata un po' dividerci i compiti e poi dopo riassemblare tutto, però diciamo che noi abbiamo lavorato praticamente sulla parte relativa agli esperimenti, eravamo noi tre e gli altri ci siamo un po' divisi i compiti. C'è un intervento lì? Certo, devi tenere il microfono, vedi? No, volevo sottolineare che abbiamo presentato solo una parte di quello che è stato fatto, cioè tutta la parte di rilevatori che hanno fatto le colleghe, purtroppo l'abbiamo dovuta tagliare nell'ambito della presentazione, anche un'altra parte che avevamo fatto sulla, ce la faccio, sulla materia oscura, l'abbiamo dovuta tagliare. Certo. L'abbiamo detto, per questioni di tempo noi abbiamo presentato in realtà ci sono tanti altri pezzi che comunque nell'ambito del lavoro saranno comunque condivisi, esatto, esatto. E che però qui non ci sono stati in ambito di presentazione, cioè, giustissimo, tutto il materiale viene comunque condiviso, però quello che avete presentato è relativo solo a una parte del lavoro, a una parte del lavoro, giustissimo, perfetto. Qualche altro commento sul funzionamento del working group? No? Vai. Alla fine, tirando le somme, abbiamo lavorato bene. Le difficoltà ci sono perché veniamo da preparazioni, situazioni, competenze completamente diverse. È un miracolo che dopo tre giorni di lavoro si riesca a produrre in tre giorni una cosa di questo genere, che avrà tutti i difetti, sì, però pare una cosa che mi ha soddisfatto personalmente, per i colleghi. Perfetto, anche secondo me siete veramente straordinari, complimenti veramente. Qualcuno degli altri working group che mi faccia capire se questo, la domanda è sempre quella, è un buon punto di partenza, siamo i punti di partenza e dopo in realtà vedremo l'importanza di questa definizione.
per voi, per gli altri, è un buon punto di partenza da cui appunto partire per poi avere il coraggio di proporre una cosa del genere? Mi faceva ridere la parola miracolo, che insomma mi sembra una definizione veramente appropriata. E per quanto riguarda me, è proprio diciamo, un miracolo il fatto di dire che in 3 giorni uno possa prendere in mano un argomento che, diciamo, io ho una formazione, proprio fino a qualche anno fa non ne ho neanche mai sentito parlare, e pensare che si può fare. Cioè, non avendo partecipato al gruppo sulla supersimmetria mi sembra difficile, però mi sembra impossibile fare l'extra dimensione, invece comunque ho preso in mano il materiale, mi sono messa a leggere con la collaborazione dei colleghi, per carità, che ne sapevo molto di più. Però secondo me ci avete dato un metodo, nel senso che tornando a casa uno sa che c'è il materiale, ci sono i colleghi, ci siete voi, e quindi si può fare. Perfetto, spirito esattamente UTP Academy, veramente. Qualche altro commento dagli altri working group, anche specifico, domande, cose di questo genere? Walfred. La mia domanda è, perché il lavoro è preziosissimo ovviamente, quanto di questo si può effettivamente poi realizzare nel corso di una quinta scientifico a questo punto? Qual è la tua opinione? Quanto, no, perché è veramente tanto, cioè, tanta roba prodotta, e effettivamente quanto tempo richiederebbe, quante lezioni richiederebbero? Richiederebbe questo argomento? Secondo te? Tante. Cioè, nel senso, non è qualcosa che si che si sono può, un pochino troppo forti. Si può effettivamente realizzare in poco tempo. Quindi chiedo se ci avete pensato. Adesso sentiamo la risposta di Cristina e il tuo commento. In ambito di prerequisiti, come avete visto, più o meno i prerequisiti sono cose che normalmente facciamo. Dopodiché io sono sempre di un avviso che di anno in anno noi riusciamo a tarare, e questo, la mappa ci aiuta in questo senso, riusciamo a tarare sulla base anche del gruppo classe che abbiamo, e cosa e quanto vogliamo dedicare, possiamo dedicare, non vogliamo, perché noi vorremmo dedicare tutto il tempo possibile all'approfondimento di argomenti come questi, ma sapete bene con me che in realtà abbiamo limiti temporali. Però la strutturazione che anche il gruppo precedente aveva dato, che noi abbiamo dato, consente secondo me di riuscire a dare dei tagli diversi a seconda delle possibilità temporali che abbiamo. Voglio dire, per fare quello che abbiamo esposto noi, e quindi per dare un'infarinatura, diciamo così, forse ancora, se posso, Rocco, non so se sei del mio stesso avviso, ma quantomeno parlare della sua definizione dei problemi del modello standard senza addentrarsi in grossi e dei metodi di indagine, probabilmente in un gruppo di, diciamo, 6 ore comprensive di un'attività didattica fatta da parte degli studenti, si può fare. Non so se Rocco sei del mio stesso avviso. Sì non solo. Io direi di invertire il problema, no? Sì. A scuola ci fanno fare solo corsi di recupero. Questo è un corso di eccellenza. Io lo proporrò quando arriverò a scuola, proprio come un corso avanzato di fisica. Se non me lo fanno fare, lo faccio io nella sesta ora, come ho sempre fatto, perché faccio una sesta ora, chiamo un corso per deficienti, così tanto per dire, chi vuole viene a questo corso e lì parlo di quello che piace a me, se qualcuno mi vuole sentire mi sente, e devo dire la verità, ha funzionato la cosa, nel senso che è sempre pieno, parliamo dopo che i ragazzi hanno fatto 5 ore di scuola, se ne fanno un'altra, quindi vuol dire... E quindi faccio uno per la terza, uno per la quarta, uno per la quinta. Assolutamente gratuite, senza pagamento come al solito. Io
insegna liceo classico, quindi diciamo i prerequisiti per me quelli sono qualcosa di nella dodicesima dimensione, almeno la decima. Come sapete i colleghi dello scientifico, quanti però diciamo arrivano alla fine dell'anno con quei prerequisiti, cioè proprio come indagine interna se possibile, perché mi sembra veramente tanto. Io quelle cose le ho studiate quando facevo il dottorato. Le ultime 5. Modello standard glielo facciamo. Diagramma di Feynman. Lo facciamo in generale, voi va bene, avete tutti questi progetti. Però a scuola, io. Sì, questo lo facciamo. Diciamo che a scuola io gli ultimi due non li faccio tutti, perché... non, voi l'ho capito, c'ho gli altri, se rispondessero, quanti fanno tutte quelle cose? No? Togli gli ultimi tre, gli altri cinque. Illustro qualcosa sul rivelatore, ma non è che dico. Io ripeto, parlo da tra virgolette profano, nel senso che ovviamente al liceo classico. Poi dipende dalla classe. Dipende dalle classi. Però io immagino anche le metti meccanica. Però io immagino che la parola prerequisiti non debba essere strettamente vincolata a ciò che si fa nel programma tradizionale. Io penso che se uno ha l'intento di costruire questo percorso, nell'ambito dell'anno il concetto di diagramma di Feynman lo può introdurre in maniera operativa e si presta benissimo a essere affrontato, perché i ragazzi Feynman aveva questa caratteristica che riusciva a rendere intuitive cose estremamente complesse, per cui il diagramma di Feynman aiuta a spiegare. Certamente dietro quello che c'è dietro non potranno capirlo in quel contesto, perché la matematica che c'è dietro si acquisirà nel tempo. Però se uno ha quell'intento, quei prerequisiti li può costruire nel tempo, secondo me. Io parlo degli ultimi quattro, perché gli altri, anche sì, gli ultimi cinque per essere onesti, gli altri, per esempio il vostro argomento si può prestare a essere affrontato anche senza parlare di materia oscura. Perché è affrontabile allo stesso modo, no? È una delle conseguenze che magari non si affronta, però si può fare. Quindi penso questo. Beh, poi se si iniziasse dall'elementare come ha fatto Saulo. Giusto, giustissimo, giustissimo. Non ci sarebbero problemi. Giusto. Qualcun altro vuole fare un commento? Paola, ti vedo. Sì, no. Io no. Sì, infatti. Allora. Prima dello scientifico sono stata al classico per anni, quindi capisco i problemi che pone il collega. Però, a parte che delle supersimmetrie si può parlare anche senza alcuni di quei requisiti, starai a un livello un pochino più, diciamo, descrittivo, vai meno a profondità. Però, per esempio, le forze fondamentali io le introducevo il primo anno che si faceva fisica, perché quando si parla di forza io dico subito quali sono le quattro forze fondamentali. Perché devo aspettare l'ultimo anno? Glielo dico subito quali sono. E io riuscivo, addirittura quando era solo in seconda liceo classico e terza liceo classico, riuscivo tranquillamente a arrivare alla crisi della fisica classica. È ovvio che tagliavo alcune cose, sì, cioè voglio dire, per la fisica classica di qualcosa parlavo di meno, per forza, qualche cosina di termodinamica non lo mettevo, e lì la fluidodinamica e chi se ne importa, cioè voglio dire, mi sembrava più importante arrivare a qualche cosa di fisica moderna, dove finalmente vedevo dei ragazzi che mi avevano seguito sempre perché erano diligenti, perché facevano classico, ma proprio con l'aria di dire ma io faccio classico perché devo fare fisica, e lì si illuminavano e qualcuno a fisica ce l'ha mandato. Quindi secondo me tutti qui che siamo qui magari lo facciamo, ma molti colleghi del classico no. Io avevo dei colleghi del classico che finivano l'ultimo anno fermandosi alla termodinamica, una tristezza infinita. Magari okay. Magari per l'ultimo commento ci dà. Saulo, scusa, tu dell'artistico vuoi dire qualcosa? Lo si può fare ovviamente con la stessa linea che diceva adesso la collega, bisogna fare delle selezioni dando importanza ad altre cose. Ok, Elisa?
io facendo un passo oltre, perché magari tanti prerequisiti, titoli, contenuti ci possono chiaramente un po' spaventare, però ho provato l'anno scorso con i ragazzi proprio non tanto a pensare questo lo facciamo, questo lo tagliamo, ma proprio cambiare il modo di stare in classe con loro e cambiare la fisica. Cioè, se io ho una prima e devo fargli le misure, devo prendere il solito esercizio che non ha nessun senso, ma prendo le misure che ho preso qua, gli faccio vedere le foto, le temperature che abbiamo nell'LHC e così via, e loro già parlano di Atlas, di GMS, di LHC. Cioè è permeato completamente il programma poi di queste cose, cioè cambia proprio il modo di lavorare. Quindi per non spaventarsi e dire questo ci arrivo, questo non arrivo a farlo, e vederlo come una scaletta di contenuti, lo bagno proprio continuamente di tutto questo, di modo che è integrato in ogni momento. Ce l'hanno fatta, erano tutti i primini, quindi... Complimenti. Ok, volete aggiungere qualcosa voi da lassù? Se no chiederei il gruppo seguente di prepararsi, per favore, un applauso, grazie. Cioè pensare che parlano di Atlas, CMS, LHC da subito è impressionante, a me fa veramente impressione, io sono veramente, sì, come dire, non saprei proprio come farlo io stessa, non sono cose semplici. No, infatti sono d'accordo con Elisa che rende subito affascinante, no? Puoi misurare qualsiasi cosa, se misuri una cosa... La lunghezza di un tavolo, poi tranquillamente. Quando mai mi servirà una... Giusto. Giusto. Sì, è veramente, veramente incredibile. Adesso passiamo ai neutrini, al gruppo dei neutrini. Terza presentazione, terzo lavoro. Terza presentazione. Quanti portaparola abbiamo questa volta? Uno? Ok. Ed il logo di Italia Teacher Program inizia ad entrare nelle slide dei professori di Academy, lo vedremo esatto fra un attimo. Complimenti. Bello, Lino, grazie. Mi sente, sì? Prego. Io volevo fare una premessa che mi riguardava personalmente. Devo dire che lavorando in gruppo... capito che si possono fare delle cose che pensavo non fosse possibile fare, cioè semplificare ciò che sembra non semplificabile in pratica. Cioè, io sono partito in quarta, volevo fare delle cose abbastanza complicate, mi hanno fatto tornare sulla terra e credo che sia il modo più giusto di porre queste cose, perché altrimenti si parla da soli. Ti puoi mettere di là? Sì. Grazie. Dopo questa premessa, volevo dare un'occhiata al contesto. Noi abbiamo pensato, il che non è tanto facile, di rendere questo lavoro utile, più possibile utile. Quindi che vuol dire che in base a ciò che si approfondisce, di quello di cui parlerò, si può affrontare il percorso diversificato. E abbiamo precisato, scuola secondaria superiore, parte per colleghi che si devono imparare, scuola secondaria superiore intendiamo tutte, intendiamo, diciamo, secondo me in linea di principio anche in un studio tecnico, però orientativamente tutti i licei senz'altro. Ok. Lezioni frontali partecipate, l'utilizzo di supporti multimediali, questo è il contesto. I prerequisiti che noi abbiamo selezionato, con la precisazione che ho fatto prima, che non ripeto, è che senz'altro un po' di dinamica relativistica, i principi di conservazione, che comunque è un concetto che viene affrontato anche a livello classico, insomma, non necessariamente artistico, e il principio di sovrapposizione, che
quando noi scriviamo principio di sovrapposizione intendiamo il concetto anche classico di per sé, cioè già quando si fanno le onde, okay. Ovviamente nell'ambito quantistico vanno fatte delle precisazioni, ma si possono fare anche a livello intuitivo, secondo noi. Il percorso è questo, ovviamente ci si può muovere come si ritiene opportuno. Noi ci siamo mossi in questa direzione, vabbè, introduzione, le sorgenti dei neutrini, il radimento beta e così via, come potete vedere. Vado avanti per, diciamo, tanto poi affrontiamo ciascuno di questi argomenti insieme. Noi siamo partiti da un punto un po' divertente, diciamo, più che altro per catturarvi. Cioè l'idea è che il linguaggio che si usa anche a livello ufficiale, senza riflettere più di tanto, porta a un percorso didattico, cioè dire ma quando parlate riflettete, perché in alto non sempre lo fanno. E quindi questo può essere un momento per discutere il linguaggio scientifico, il rigore che presuppone e quindi il tipo di lavoro che ho fatto a tutti i livelli, quindi non solo a livello di matematica e di fisica, ma a livello di tutti gli argomenti, le materie. Okay? Sì, vabbè, penso che la conoscete. Sì. Ovviamente la prima domanda che si pone ai studenti è: perché studiamo i neutrini? Beh, fondamentalmente, a parte quello che è scritto qua, è perché è un ottimo collegamento tra l'infinitamente grande e l'infinitamente piccolo. È una particella molto difficile da rivelare, ma è collegata all'infinitamente grande e ovviamente all'infinitamente piccolo da dove nasce, come ovviamente Marco ci ha già fatto vedere a Iosa. Qui noi abbiamo un'introduzione nell'ambito del discorso, cioè perché noi pensiamo di fargli scaricare preliminarmente un'applicazione ai ragazzi quando presentiamo la cosa, e questa applicazione li fa giocare per una decina di minuti prima di cominciare il percorso. Ovviamente poi questo dipende dal contesto, da ciascuno di noi come vuole fare. Quindi una volta scaricata ci giocano con la nostra presenza per capire come funziona e poi si vedrà. Intanto interagiscono già in maniera manuale con i concetti, ovviamente in maniera semplificata, insomma. Ecco, per esempio, questa è una cosa che mi hanno insegnato i colleghi, io proprio non l'avevo pensata mai. Partiamo da che cosa? Ovviamente notate che ci stava comprando Marco. Ce lo stiamo già comprando del quartierino. Ovviamente ai ragazzi dobbiamo spiegargli che, anche se è così elusiva sta particella, c'ha un numero di sorgenti enorme, pazzesco, come possiamo vedere, senza che io qui la commento perché l'abbiamo già vista. E ovviamente ciascuna di queste sorgenti produce neutrini o antineutrini che hanno delle caratteristiche energetiche ben definite, insomma. Okay. Anche da qua si può partire per costruire un percorso diversificato, perché a seconda della sorgente si può analizzare la fisica del neutrino, per esempio. Okay. Questo dipende un po' da noi. E poi cominciamo da un'analisi storica. Questo che gli diciamo ai ragazzi? Questo è ciò che si vede. Ma ciò che si vede non è compatibile con questa distribuzione dell'energia. Quindi qua ci allacciamo al discorso di E uguale a mc quadro, ok, se vogliamo. E in termini cinematici ai ragazzi, certo, qui stiamo parlando già di un'elaborazione un po' più formale, ma una quinta a un meglio livello, quinta scientifico, questo discorso si può far capire molto bene. A metà percorso del quinto anno, secondo me. Chi fa relatività in quarto anno, non so, qualcuno la fa, anche dei miei conoscenti, si può anche introdurre prima. Ovviamente poi si discute dell'ipotesi introdotta da Pauli. Volevo sottolineare che qui inizialmente Pauli non aveva idea che fosse a massa nulla. Dopo fa un'ipotesi, ma all'inizio è questo il punto. Poi la sua lettera lo segue lungamente, magari volevo far notare il suo modo di approcciarsi ai colleghi, molto spesso abbastanza. Lui era uno che in genere tendeva a pensare che si potesse parlare con due o tre persone, l'altro non contava.
E ovviamente, scusate, ritorno un attimo qui, qui possiamo sbizzarrirci come vogliamo, ovviamente, l'analisi storica la possiamo sviluppare come riteniamo opportuno. Noi adesso mi sbrigo perché volevo andare alla sostanza, cioè oltre il modello standard, che è il tema che volevamo parlare di noi. Oh, qui è importante sottolineare la presenza di Fermi, che intanto dà il nome al neutrino, come ben sapete voi, perché inizialmente Pauli l'ha chiamato neutrone, ma il neutrone non era stato ancora scoperto, e ovviamente gli si è dato il nome al neutrone, perché, e ovviamente Fermi ha inventato la parola neutrino perché è una particella con piccola massa. Veramente nella sua teoria, la sua ipotesi è che non abbia massa. Volevo sottolineare solo una cosa, poi questo insomma uno solo legge, che la teoria di Fermi a tutt'oggi è quella che viene utilizzata nei calcoli a bassa energia. Cioè in realtà se uno fa dei calcoli a bassa energia, quello che gli serve è la teoria di Fermi. Ovviamente magari estesa al discorso di vettoriale assiale, ma in realtà la teoria di Fermi permette di fare i calcoli con altissima precisione. Chiaramente se si va ad alte energie, ovviamente la teoria di Fermi perde di validità. Magari anche qui si può sottolineare nel contesto opportuno che questa teoria aveva una struttura un po' particolare, cioè che non aveva mediatori questa teoria, mentre le teorie moderne, e basta introdurre un diagramma di Feynman tradizionale, prevedono per ogni interazione una mediazione, mentre la teoria di Fermi è una teoria cosiddetta puntiforme. Okay. Vabbè, questo magari è un particolare un po' più nel dettaglio. Ovviamente ai ragazzi va presentato il modello standard, se ancora non è stato fatto, ma si può presentare per quello che ci riguarda a noi fondamentalmente, fondamentalmente il fatto che noi conosciamo tre sapori del neutrino. Bene, poi ciascuno di noi può approfondire le metodologie sperimentali che hanno permesso di arrivare a questa conseguenza, però noi possiamo dare per scontato questo aspetto, e cioè dire ai ragazzi, se questo è il modello, magari discutendo con un attimo che non c'ho tempo, e questa è la struttura dei sapori del neutrino, che cosa può accadere? E possiamo andare avanti a questo proposito. Come? Beh, intanto, qual è il decadimento beta oggi? Ovviamente questa è una possibilità riferita al decadimento beta, e come vedete i Lego mettono in evidenza la struttura up-down, vabbè, qui c'è la struttura con V doppio, però ovviamente un po' qui può anche mettere in evidenza che ci possono essere correnti neutre, poi dipende insomma da quello che uno vuole fare, e queste sono le uscite, come pensate. Anche questo si può affrontare, secondo me, bene, guardando il diagramma di Feynman e analizzandolo nell'approfondimento che riteniamo opportuno noi. Però questo va fatto vedere, secondo me, a ogni ragazzo, di qualunque livello esso sia, perché questo lo può capire chiunque, secondo me, a questo livello. Qui avevamo pensato di introdurre un piccolo filmato che è in inglese, qui non ve lo faccio vedere, per descrivere fondamentalmente qual è il metodo per i neutrini. Perché qui si mette in evidenza che il neutrino può interagire con l'apparato e produrre un elettrone, che a sua volta poi emettendo luce cerenco può essere rilevato. È uno dei modi, insomma, ovviamente ce ne sono altri che poi qui vengono dettagli. Questa è la linea del tempo, come è stato detto, di dire, perché siamo italiani e quindi poi tra l'altro io in inglese non lo so. Questa è la linea del tempo. Qui ovviamente adesso io non entro in tutti i dettagli, questi sono esperimenti fondamentali. A me interessava per esempio affrontare. L'idea di Pontecorvo, che è poi il metodo che è stato utilizzato per rilevare il neutrino, e qui possiamo discutere, vabbè, qui si è evidente che cosa succede con il neutrino, interagisce col cloro, l'argon e il neutrino, no? Ovviamente mettere in evidenza, magari una cosa si può mettere in evidenza, che per individuare il neutrino non è stato utilizzato il decadimento beta, perché era improponibile individuarlo attraverso quel meccanismo, ma è un processo di cattura, e anche questo si può spiegare, insomma, un processo di cattura che ovviamente produce qualcosa di ben evidenziabile, ok? Ovviamente analizzando a livello energetico tutto, non
no, deve andare con Marsa. Vediamo se mi ci va qui. Ecco. Questo è l'esperimento, voglio soltanto citare un attimo, l'esperimento di, che è stato fatto per individuare il neutrino, e questo lo possiamo discutere quanto vogliamo, nei dettagli a seconda. E poi volevo far vedere un attimo questo, perché questo era interessante. Questo è l'esperimento che ha permesso l'individuazione delle oscillazioni del neutrino. Mi piaceva far vedere, prima di parlare un attimo dell'esperimento, questo che è interessante, non so se... Questo è in tempo reale ciò che misura l'esperimento. Ovviamente questa è una... Questo è il cilindro aperto, visto aperto, e questi sono le particelle, e questo qua praticamente rappresenta la luce Cherenkov, che è quindi la rivelazione dell'evento. Questo è anche molto carino da vedere ai ragazzi, perché è visualizzabile in tempo reale mentre l'esperimento sta operando, ok? E questo qui ho fatto. Guarda, c'è l'altra voce. Se tu rivai dove è stato pigliato l'altra voce, così te lo ritrovi già nella pagina. Non te lo fa rivedere. Oppure seleziona la slide e fai la presentazione. Dai, correndo. Allora, se non la riconverte, la fai vedere. Volevo far vedere una cosa, questo grafico è interessante perché mette in evidenza il risultato che ha permesso il premio Nobel. Ai ragazzi potrebbe essere interessante far osservare una cosa, che vabbè, questa è la situazione in assenza di oscillazioni del neutrino. Qui ovviamente volevo precisare una cosa, qui si può far vedere. Ovviamente questa cosa si andrebbe fatta vedere dopo che si è discusso un attimo delle oscillazioni del neutrino, perché ovviamente i ragazzi devono sapere di cosa si parla. In questa fase io volevo farla vedere prima a voi, e poi ovviamente l'ordine con il quale viene presentata questa cosa è differente ai ragazzi, perché prima si presenta la parte teorica per fargli capire, avere un'idea almeno di cosa stiamo parlando. Volevo solo far osservare una cosa interessante, che questa parte rappresenta i dati sperimentali, quelli che dei neutrini che attraversano tutta la Terra e arrivano al rivelatore, mentre questa parte qua invece è i dati che arrivano direttamente al rivelatore dall'atmosfera. Questo magari ai ragazzi li colpisce abbastanza, perché insomma, questo particella fa capire che questa particella effettivamente può viaggiare e attraversare qualunque parte dell'universo, in particolare l'intero pianeta. E ovviamente se ci stanno tutti i dati che hanno permesso poi il premio Nobel. Poi c'è un altro esperimento di cui magari parliamo dopo, perché volevo parlare un attimo di cuore, perché è quello italiano, diciamo, che sta sperimentando la possibilità che la particella del neutrino sia una particella ancora più complessa di quello che pensiamo, cioè che sia un neutrino di Majorana. Adesso ci arriveremo con calma. Invece la parte più rilevante per quanto riguarda veramente il modello standard è ovviamente il concetto di oscillazione del neutrino. Che cosa si basa questo concetto? Che i neutrini possono essere classificati attraverso il loro sapore, oppure se nei pozzi che hanno massa possono essere classificati attraverso questa sovrapposizione, dove di là di cos'è questo oggetto. Questi sono i neutrini con massa e questi sono i relativi sapori. Come potete ben vedere, questo lo si può rappresentare in un altro modo, ragazzi, come un sistema. E, cioè,
togliendo di mezzo sta sommatoria, sviluppando questo qua, e il sistema in sé, al di là del concetto di teta, di angolo di mescolamento, contiene il mescolamento dei sapori. Cioè, loro conoscono il concetto di sistema, se tu gli fai vedere questo sistema, loro vedono che il neutrino di sapore in realtà è composto da una sovrapposizione di neutrini con masse differenti. E secondo me questo è intuitivamente è un approccio che può far capire le cose. Oh, ovviamente poi per parlare degli effetti dell'oscillazione si può far vedere questa immagine qua, che magari è un po' complessa, ma la si può spiegare abbastanza bene. I neutrini possono essere descritti sia come particelle che come onde. Ovviamente questo presuppone in questa fase che ovviamente qualcosa si sappia del concetto di particella e onda, quindi l'introduzione alla meccanica quantistica è necessaria, altrimenti non si sa di cosa si parla qui. I vari neutrini, avendo masse diverse, hanno energie diverse e quindi hanno frequenze di oscillazione differenti. Ovviamente, per quello che abbiamo visto prima, se abbiamo una sovrapposizione di queste tre onde, a seconda di dove ci mettiamo, oppure del tempo che facciamo passare, noi potremmo vedere un'interferenza costruttiva o distruttiva tra queste onde. Anche questo concetto ce l'hanno i ragazzi. Ovviamente l'interferenza costruttiva o distruttiva, chiaramente precisata un po' meglio, può produrre la manifestazione di uno dei diversi sapori, nonostante il neutrino sia partito nell'ambito della teoria debole con un sapore ben definito, perché quando esce dal decadimento beta il neutrino ha un sapore definito. Quando si propaga come particella libera, invece, può manifestare la sua diversa natura. Ovviamente è un concetto un po' delicato. Va anche precisato che gli esperimenti attualmente possono permettere soltanto un'analisi di questa differenza dei quadrati delle masse. Questi sono i risultati sperimentali attuali, l'abbiamo preso proprio dagli ultimi risultati. Può essere interessante far vedere ai ragazzi che questa curva, per esempio, non è altro che un ramo di pergole, e quindi meglio evidenziare il fatto che una delle masse non può essere determinata, una delle masse dei neutrini può essere nulla, e questo è ovvio da questi dati, perché con questi dati possiamo supporre che anche un neutrino abbia massa nulla. Tutta più però non possiamo determinare la massa del singolo sapore per questo tipo di combinazione di dati. I ragazzi possono capire benissimo con questi dati qua una delle masse non è determinabile, quindi nessuna delle tre, ok? Perché ci manca un dato, come potete ben vedere, è proprio algebra elementare. Ovviamente sulla base dei risultati sperimentali, questo è più complesso da analizzare, ma si può far capire, si può dare come dato attuale, che la gerarchia delle masse non è nota. Possiamo avere una gerarchia delle masse, tenendo conto che una delle tre potrebbe essere zero, la gerarchia delle masse può essere questa, e noi non sappiamo quale delle due è. Altre misure ci potranno permettere di determinarlo, attualmente lo stato attuale non ci permette di dire come distribuzione delle masse dei tre sapori sono, dei tre neutrini sono evidenziati. Quali sono le questioni aperte? Le questioni aperte sono, intanto, il neutrino a massa, finito? Il neutrino a massa è, sì, a causa dell'oscillazione. È necessario andare oltre il modello standard, è inevitabile, perché il modello standard, a parte alcune sue piccole deviazioni e differenziazioni, non prevede la massa del neutrino. Questo sappiamo che la massa del neutrino può contribuire alla materia oscura. Attualmente i dati in nostro possesso sui limiti della massa del neutrino ci dicono che non è possibile riscrivere la materia oscura grazie alle masse eventuali del neutrino. Ed infine, mi sto sbrigando, ovviamente volevo dire questa cosa che è importante, secondo me, che praticamente le oscillazioni attualmente sono compatibili sia con un modello con neutrino di Dirac, che è quello che descrive il neutrino nel modello standard, che con un neutrino Majorana. Senza entrare nei dettagli, il neutrino Majorana è un neutrino che, come il Pi Zero, è l'unica particella mi sembra che sia l'unica particella che coincide con la sua antiparticella, quello che mi risulta, potrebbe coincidere con la sua particella antiparticella. Quindi in realtà non è così esotica la teoria di Majorana, perché ci sono particelle che hanno queste caratteristiche. Qualora
come possiamo verificare se questo accade? C'è un esperimento che cuore, non entro nel dettaglio, che cerca di evidenziare questo fenomeno qua. Lo voglio descrivere e poi ho chiuso, scusate. Neutrone e neutrone, ovviamente sono due neutroni che decadono, però poi possono interagire attraverso un neutrino o un antineutrino, perché questo si può vedere in tutte e due le direzioni, poiché se è Majorana è irrilevante dire se è un neutrino o è un antineutrino. Quindi ovviamente questo significa che il numero elettronico non è più conservarlo, con tutte le conseguenze che se ne hanno. E ciò che cosa determina? Determina l'emissione di due elettroni, perché questi neutroni in pratica interagiscono tra loro, e basta, senza altre emissioni di neutrino. Questo tipo di distribuzione attualmente, a parte alcuni eventi che sono stati poi mai più riosservati, non è stato osservato. Cuori si predispone a osservarlo nei prossimi anni. Se si dovesse riuscire a osservare questo, intanto è premio Nobel sicuro, secondo me. E poi, comunque, questo prevederebbe questo fenomeno qua. Esistono differenti neutrini o esistono solo neutrini multiformi? Cioè, addirittura il neutrino potrebbe essere una sovrapposizione di particella di Dirac e particella di Majorana, due effetti diversi, oltre che essere un'oscillazione tra sapori differenti. Ok, grazie, scusate. Grazie. Scusate, chiedo scusa, ho sbagliato con le mie cose. C'è una piccola. C'è una piccola. Questo è un videogioco che possiamo far vedere. Questa abbiamo a che fare con la nostra gara Gelmini che passa di tutto. Non mi interessa, mi prendo le mie responsabilità. E questi siamo noi. Ciao Antonio, grazie. Ciao. Grazie di tutto. Alla prossima. La mozzarella era con. Attenzione ai tetti. Ciao. Ok, ok. Allora, recuperiamo la serietà. Marco, prima di tutto un commento con la. Prima di recuperare la serietà, non mi ricordavo che nel comunicato famoso del tunnel si vantavano anche di aver superato la velocità della luce. Sì, era quella fase in cui stavo notando anche. Vabbè, vabbè. No, complimenti di nuovo, ovviamente questo è molto completo, c'è tutto, per anche lo sviluppo degli argomenti mi sembra azzeccatissimo, si riesce a coprire tantissime cose. Due note di consiglio, quando parli di oscillazioni e tutto quanto non è mai necessario in realtà parlare subito di tre neutrini, che rende ancora un po' c'hai più ragione, completo. È vero. Probabilmente anche se uno resta sui due neutrini è più che sufficiente. E tra l'altro in questo la fisica ti aiuta, perché cioè non è solo una semplificazione, ma per come sono fatti gli angoli di mescolamento, alla fine l'importante è l'oscillazione tra E e mu, e tra mu e tau, e il resto è sostanzialmente trascurabile. Infatti no? Si potrebbe anche rappresentare facilmente la matrice unitaria anche a livello di studenti, perché è una sorta di rotazione in uno spazio bidimensionale, sì. Quindi già le hanno fatte. Esatto, quindi quel sistema che crei, quando parlavi del sistema che vado benissimo effettivamente, coseno e seno, e tra due angoli e tra due stati e basta, è anche più intuitivo. E poi è interessante anche quando come particella di Majorana, se stai con i fermioni c'è solo il neutrino, sempre che lo sia. Se passi ai bosoni c'è il P0, c'è il fotone, c'è lo Z, ce ne sono. Un altro fermione possibile di Majorana potrebbe essere una materia oscura in realtà, particelle e antiparticelle. Vabbè. Un'estensione ulteriore. Sì, però magari poi in un'altra direzione. E poi era interessante l'osservazione sulla teoria di Fermi, che è puntiforme e poi sviluppata introducendo il mediatore, cioè lo doppio sostanzialmente. E lì se uno vuole effettivamente potrebbe agganciarsi al discorso di dire una teoria che ha validità entro un certo regime, quando voglio andare a energie più alte o distanze più piccole devo migliorarla, quindi introdurre il mediatore. Questo è ancora attualissimo, cioè ancora adesso si usano quelle che si chiamano teorie efficaci, effective field theory, per guardare da una distanza
sufficientemente grande o da un'energia sufficientemente bassa, fenomeni senza entrare nei dettagli. È un po' uno schema che si ripete sempre nella fisica e se vuoi anche oltre, nel senso che dici la chimica è la teoria effettiva della fisica, la biologia è la teoria effettiva della chimica e così via. Ok, alzatemi le mani per favore i appartenenti al gruppo. Adesso parlate. Sì. Qualcuno vuole aggiungere qualcosa sul funzionamento del gruppo? Cominciamo sempre nello stesso modo, Patrizia. Dunque, mi sembra che il gruppo sia funzionato molto bene. Magari all'inizio abbiamo dovuto conoscerci perché ovviamente non ci conoscevamo e quindi siamo riusciti anche a distribuire bene le conoscenze delle persone per sviluppare le varie parti, ecco. Quindi, e ne vogliamo parlare? Abbiamo una testimonianza. E quindi direi che ci siamo davvero, abbiamo interagito davvero molto bene, soprattutto poi verso la fine, in cui davvero ci siamo più divertiti. Sì, è stato molto piacevole lavorare. Sì. Ottimo. Vuoi aggiungere, Simona? No, mi piace la parola divertiti, perché ci siamo veramente divertiti, un bel gruppo. Molto, anche a me piace molto la parola che divertiti. Qualcosa che è stato difficile dal punto di vista del contenuto sviluppare? Avevamo dei super esperti. Avevate dei super esperti addirittura, perfetto, ok. Allora, gli altri, per favore qualche commento, la domanda è sempre quella, a partire da questo che è per definizione un punto di partenza, vorrei commenti su questa cosa, come voi che non avete partecipato al working group pensate di riportarle nelle vostre scuole? Io lo riporto pari passo. Come io? Vorrei solo dire che mi sembra che questo sia molto applicabile. Cioè, insieme alle lezioni, però mi sembra un ottimo punto di partenza, poi chiaramente integrarlo. Poi il neutrino è forse un argomento che sì, si conosce un pochino di più di altri che abbiamo affrontato. Per gli altri sono molto più difficili, secondo me. No, nel senso che per porli ai ragazzi, soprattutto il primo, quello delle multidimensioni, è veramente difficile trovare una chiave per semplificare le cose, anche super simili. Il neutrino, secondo me, si presta un po' meglio a essere affrontato. Sì, sì, siamo stati agevolati in questo. Tutto si sa che c'è, quindi già parli di qualcosa che è più facile, no, ai ragazzi nel momento in cui poi è da, appunto, come abbiamo visto, è da anni e anni e anni che è venuto fuori, perché queste sono teorie che seppur magari anche esistenti da tanto tempo, perché anche le altre risalgono indietro, è ora che se ne parla, quindi chiaro che il neutrino ti dà un pochino più di facilità, anche perché poi è più famoso nell'orecchio, lo conoscono, è una cosa che si sa, ecco. Ok. Vado da collega. Ok, dopo ti faccio. Ecco, io volevo solo dire che al di là di quelli che sono stati i singoli argomenti che abbiamo trattato finora, della facilità che possono avere o meno, stiamo creando una bellissima banca dati di argomenti, di spunti che potremmo usare nel corso degli anni a seconda di quelle che sono le caratteristiche della classe, l'interesse del momento degli studenti per l'argomento e così via. Assolutamente, questo è sicuro, è anche un network di colleghi sì, a cui potete chiedere eventualmente informazioni. Certo, informazioni, collaborazioni. Sempre un po' titubante se partecipare o meno, perché comunque vuol dire organizzare a caso tutti i problemi che ci sono, che abbiamo lasciato alle spalle. Però devo dire che questa volta torno a casa con un sacco di materiale, cioè su cose, tante cose su cui posso lavorare e proporre in classe. E tutte le volte che poi io torno da questi seminari sono veramente più motivata, più entusiasta. E dopo tanti anni che uno insegna è una cosa importante, secondo me, ritrovare appunto ogni volta la motivazione. Quindi grazie, grazie tanto. Piacere tutto nostro. Francesco, volevi fare un commento?
psicologia, tipo, non so se ricordate la fase delle fasi. Ah, se uno mette su un asse, diciamo, la portabilità a scuola e sull'altro invece il fascino, il neutrino secondo me viene abbastanza tondo, mentre gli altri vengono un po' allungati. La superficie è la stessa, però questo da, è più centrato. E diciamo che poi la simmetria è più bella, dici tu. È un po' un compromesso, secondo me. Funziona? Sì, con questo linguaggio funziona sicuramente. Mi sembra bello. Giuseppe, arrivo. Non c'è la portabilità del microfono. No, volevo ringraziare tutti e in modo particolare pure Danilo adesso che ha esposto in maniera magistrale questo lavoro. E mi è piaciuto tanto anche perché è stato ricordato un fisico come Majorana che purtroppo si ricorda poco nelle scuole e come la sua scomparsa. E quindi è stato uno dei più grandi fisici veramente che abbiamo avuto in Italia. Grazie. Sì, è stato bello vedere i nomi scelti non a caso, bello. Qualche altro commento? No? Se non ci sono altri commenti chiederei all'ultimo gruppo, il Buchi Neri, di avvicinarsi a Danilo. Grazie. Sì. Ok. Ok, facciamo chiaramente sistemare i docenti, la loro presentazione per quanto riguarda la quarta delle presentazioni dei lavori dei working group che sono stati su cui hanno lavorato questa settimana, Buchi Neri. Bellissime le osservazioni che abbiamo ascoltato adesso dai professori, cioè il poter riportare tanto materiale a casa. E aggiungerei una cosa, il fatto che stiamo superando il concetto che questi argomenti debbano avere necessariamente come destinatari studenti di quinta liceo scientifico, perché la curiosità, mettere nella testa di un ragazzo la curiosità per questi argomenti sui quali si trova tanta roba in rete, sì, corretta e non corretta, ma parliamo di quella corretta, fa avvicinare i giovani alla cultura della scienza e della scienza moderna, cioè quello che oggi i ricercatori fanno, non quello che facevano 100 anni fa. Assolutamente, quindi a me ha fatto impressione quando hanno detto beh, i neutrini sono più facili perché si conoscono di più. Io al liceo, e non sono Matusalemme, ma al liceo non li ho fatti i neutrini, quindi per loro già i neutrini sono qualcosa di veramente abbordabile e da lì praticamente è il punto di partenza, quindi sono veramente sorpresa di vedere questa grandissima qualità. Lavoro fatto fra l'altro in pochi giorni, sì, dai nostri docenti. In maniera veramente docenti. Coraggiosa, cioè nessuna esitazione, si va e si presenta. Il cuore è andato oltre l'ostacolo. Veramente. Passiamo alla quarta, con Buchi Neri, sì. Delle fasi, vediamo se ce la facciamo, ce la mettiamo tutta. Allora, prima di tutto grazie alla vostra attenzione. Come sapete il nostro gruppo è quello appunto sui Buchi Neri. È un gruppo variegato, devo dire, perché abbiamo collaborato tutti assieme tra fisici, tra matematici, ingegneri, anche chimici, quindi è stata una collaborazione proficua con diverse personalità e professionalità. Vi illustriamo brevemente il nostro progetto di unità didattica. Come vedete abbiamo messo caratteristiche, destinatari, prerequisiti per darvi un'idea di come abbiamo pensato questa unità. Per le caratteristiche vogliamo che l'unità sia creativa, costruttiva, che sia fruibile.
scritta, quindi vediamo se ce la facciamo nello spazio delle fasi, che sia interattiva, quindi non vogliamo solo lezioni frontali, ma abbiamo pensato il più possibile ad attività per cui gli studenti interagiscono e non speriamo sempre la sua lezione frontale. E poi lavoro di gruppo e di ricerca, perché comunque l'abbiamo dovuto fare noi su noi stessi, è stato qualcosa di challenging decisamente, ma vorremmo farlo provare un po' anche i nostri alunni, quindi se possibile li stimoliamo il più possibile anche da questo punto di vista. Ok, questa è un po' l'idea per quanto riguarda la classe. Questo abbiamo discusso a lungo, quindi sono tutti eventi tutti d'accordo, su questo invece è stato bello discutere, c'erano idee diverse. E noi allora alla fine l'abbiamo proposto come una classe quinta, ok? Però siccome quelle che avevano le idee diverse, ci può stare benissimo, se volete proporlo anche a altre classi c'è modo assolutamente di farlo, non è vincolante in caso ci sentiamo e diciamo bene come abbiamo pensato. Quindi per i requisiti noi li abbiamo pensati chiaramente per una quinta, e quindi fisica classica, perché parliamo un po' anche di termodinamica e così via, fisica moderna e poi un po' di calcolo differenziale, perché vogliamo fargli fare un po' di derivati, insomma qualcosa. Buono, ok. Dunque, noi adesso vi facciamo vedere un po' come l'abbiamo pensata. Prima i ragazzi chiederemo di fare un brainstorming, perché vogliamo partire da quello che sanno loro, eventualmente anche essere pronti a riadattare un po' la novità. E mappa concettuale, così ragazzi è chiaro cosa devono fare, anche perché è un argomento che non è nelle nostre indicazioni ministeriali, ma noi lo vogliamo includere assolutamente, però dobbiamo un po' aiutarli a fare sintesi, a starci coi tempi, soliti problemi per pratici. E poi anche un glossario, perché abbiamo trovato comunque elementi che possono essere difficili o mai visti per i ragazzi, le masse solari, un po' queste cose, quindi li vogliamo aiutare anche con un glossario. Gli elementi di cui ci siamo occupati sono l'evoluzione stellare, metrica e termodinamica, osservazioni sperimentali e poi il feedback. Quindi la costruzione della nostra unità è questa, da una parte un po' più scientifica, un pochino più discorsiva, dove li introduciamo così non si spaventano. La parte invece, forse sì, ma speriamo di no, è un po' più meccanica, più teorica. E poi le osservazioni invece sperimentali, che vogliamo anche la parte sperimentale, e alla fine un feedback però, perché vogliamo sapere da loro cosa abbiamo ottenuto e come eventualmente riarrangiarci se la cosa ha funzionato. Ok, vado poi il primo, quindi dicevo prima rapidamente un brainstorm, gli chiediamo, gli forniamo un glossario e poi gli diciamo dove vogliamo arrivare di modo che sia tutto chiaro. Ok. Allora, parto dalla prima, l'evoluzione stellare. Adesso io non vi dico tutto per ragioni di tempo e per non annoiarvi, ma le colleghe hanno fatto un grande lavoro, quindi se poi vogliono aggiungere, volete chiedergli, insomma, loro sono qui. L'idea è proprio di partire dall'evoluzione, cioè quindi chiederci come faccio a vedere un buco nero, come si forma, come faccio ad arrivare lì. Quindi parto proprio dall'evoluzione stellare e comincio a parlare di alcune cose che magari non conosco, di limiti e di masse solari. Quindi comincio a mettere dei limiti e comincio anche a parlare di quantità in gioco che possono essere diverse da quelle di un'altra fisica. Ok, sempre qua, siamo sempre sull'evoluzione. Quindi ancora anche qua numeri, diamo un po' di quantità e anche di nuovo limiti a quello che può succedere. E poi a un certo punto, oltre il limite di tre masse solari, però la stella collassa in un buco nero, e quindi cosa succede? Come possiamo poi analizzare anche e descrivere questo buco nero? Ok, quindi c'è tutta un'idea sulle masse, per cui dobbiamo giocare da riferimento, e quindi diversi tipi di buchi neri. Ora, le colleghe su questa parte hanno fatto tanto lavoro, perché si sono chieste per ogni tipologia se si è osservata, che teorie ci sono, quindi per ognuna di queste sono andate a analizzare un po' in dettaglio a che punto siamo arrivati. Quindi un'analisi rispetto alle masse. Infatti qua propongono anche un plot, questo per sollecitarli da diversi punti di vista, dal punto di vista della lettura del grafico, un plot, una cosa un po' diversa. Qua sono evidenziati sempre le masse dei buchi neri in funzione però, quindi paragonate alla massa della galassia alla quale insomma appartengono. Quindi il plot, loro dovrebbero provare a analizzarlo, fare ipotesi, cercare di capire cosa è rappresentato e come sono legate le cose. Ok, cominciano a esserci però forse qualche problema, perché cominciano a esserci ipotesi su come si forma, accrescimento, sempre a seconda dell'analisi rispetto alla massa, e quindi anche qualche dubbio dal punto di vista
della rivelazione, li vediamo tutti, quelli di massa intermedia no, se no perché, quindi le diverse ipotesi. Ok, qua le colleghe hanno trovato, vi ho detto che mi hanno dovuto studiare però, e hanno fatto tanto, quindi hanno dovuto, se cercate questo paper di questo astrofisico, hanno provato a leggere, a vedere un po' cosa conteneva, anche per riuscire a essere un po' aggiornati sul tutto, e quindi analizzando il paper, perché anche questo direi che è un'idea carina, così i ragazzi possono analizzare un articolo scientifico, cioè noi la raccontiamo sempre noi, ma sai, bisogna fare ricerca, bisogna studiare, bisogna andare a cercare i paper, quindi un'idea carina anche per lavorare da questo punto di vista. Quindi hanno analizzato e hanno trovato diverse ipotesi, quindi una prima ipotesi di questo tipo, oppure per buchi neri intermedi, il problema di una tecnica, forse non li vediamo, perché hanno trovato questo problema sulla massa intermedia, e quindi l'idea è che forse non li vediamo perché non abbiamo una tecnica appropriata. Da qua in realtà non si apre un mondo, perché se lo facciamo in quinta dovrebbero saperlo già. Però in ogni caso ci piace soffermarci su questa cosa del fatto di ragionare sempre sulla tecnologia che abbiamo, quindi vedo fin dove sono arrivato e quindi il collegamento diretto tra quello che ho, l'ipotesi e lo strumento di misura, mia esigenza di dire magari mi innovo, devo cercare di fare nuovi esperimenti per avere misure diverse, quindi tutta questa cosa che per noi era molto importante. Va bene, il paper poi finisce con questa ipotesi sui buchi neri e buchi neri supermassivi, quindi una nascita così, sono già più grandi e poi invece possono diventare più piccoli e quindi succede qualcos'altro. Quindi queste sono le ipotesi del paper. Ok, questa è la prima parte. La seconda parte invece, una volta che abbiamo detto, siamo arrivati, come sono cresciuti, come si è formato e che abbiamo cominciato un pochettino a distinguere e classificarli, e bisogna chiedergli come facciamo da teorici a fare un modello, a vedere come possiamo descriverli anche matematicamente. Questo potrebbe essere arduo perché magari ci vuole una matematica complessa, difficile, potrebbero un po' spaventarsi. Allora abbiamo pensato come renderla abbastanza semplice e fattibile. Innanzitutto il concetto di metrica, visto che ci abbiamo lavorato tantissimo anche in questi giorni, quindi volevamo insomma farne tesoro. Quindi vi dico cos'è la metrica, che è quella appunto che descrive la geometria dello spazio-tempo, e da voi teorici, spero, non so ce lo dirò, abbiamo pensato di ricordargli che comunque quando c'è un modello ci sono ipotesi, e quindi ritornare sempre sull'idea anche di modello, insomma, che è importante, ragazzi, non si devono dimenticare. Quindi tre metriche da studiare, la seconda che è il buco, qui Q sta per la carica e J invece per il momento angolare. Quindi abbiamo la carica, un buco non carico che non sta ruotando, quindi abbiamo una metrica, quella di Schwarzschild, oppure abbiamo un buco nero carico ma che non ruota, quindi abbiamo un'altra metrica, resa il nostro, oppure abbiamo un buco nero che se è carico che ruota, quindi abbiamo la metrica di Kerr. In ordine sarà un pochino più semplice, diventa un pochettino più difficile, poi diventano davvero tanti termini da dover gestire. Però gli diamo insomma un'idea e cerchiamo di rendere la cosa facile, poi alla fine gli chiediamo se l'abbiamo resa facile. Allora, prima metrica, ok, la facciamo vedere così almeno anche quando diciamo metrica però hanno un'idea anche matematicamente di cosa questo possa significare, quando i loro vari termini, insomma masse, parte insomma descrittiva. Un'altra cosa che ci piaceva dell'analisi matematica, siccome l'abbiamo proposto su una quinta, sfruttiamo il fatto che magari sono arrivati a fare le matrici, insomma, sono arrivati nell'ultima parte del programma, e allora perché no, facciamogli vedere, no? La matricetta è solo per fare il conto, ma fargli vedere che in un bel modello teorico possiamo descrivere questa con l'utilizzo della matrice. Okay? Quindi non è neanche troppo strano vedersi, e quindi volevamo insomma fargli vedere che si poteva fare. E gli chiediamo poi di analizzarla, quindi non pretendiamo che loro questa se la ricordino e tutto quanto, non è questo l'obiettivo, se le dà l'idea, però di provare a analizzarla e ragionarci, perché ad esempio qua vediamo se arrivano a trovare che c'è un punto un po' strano, c'è cioè una singolarità, se R va a zero succede qualcosa, proviamo a chiedergli secondo loro cosa potrà succedere. E qua ovviamente abbiamo semplificato, GC uguale a 1, c'è sempre un po' questo sotto. Ok, dopo la prima metrica, a dire il vero eravamo un po' incerti perché dopo la metrica si può definire anche matematicamente l'orizzonte degli eventi. Il fatto che ci siamo chiesti, l'equazione dell'orizzonte non è neanche troppo difficile forse, però arrivarci richiede una serie di passaggi non da poco.
Allora abbiamo fatto una scelta, abbiamo detto, facciamogli vedere l'equazione per il bus, ti fai vedere insomma la scrittura, se poi dobbiamo dire che però non siamo in grado di arrivarci. Allora qua invece abbiamo fatto una scelta di taglio e abbiamo deciso di descrivere invece qualitativamente l'orizzonte degli eventi. E insomma, poi loro sono curiosi, allora questo mettiamo un po' sotto forma di gioco, se un astronauta è qua oppure c'è un altro astronauta qua sopra, cosa succede, qual è l'ultimo segnale che può mandare, qual è l'ultimo segnale che può ricevere, quindi l'idea di orizzonte interno, l'orizzonte degli eventi, in modo un po' qualitativo, un po' giocoso. Ok, poi invece, insomma non sappiamo il livello delle vostre classi, se qualcuno vuole sbizzarrirsi un po' di più, ci sono anche questi diagrammi che sono abbastanza impegnativi, però abbiamo trovato anche un modo abbastanza semplice, non troppo difficile di descriverli, però ripeto, sta a voi, noi abbiamo pensato sia agli elementi di semplificazione, ma anche a seconda del livello dei vostri ragazzi, eventualmente di approfondimento. Ultima, vado rapida, questa è un'altra metrica, il concetto è un po' lo stesso, e la mostriamo, magari gli chiediamo cosa notano di diverso le differenze, e qua cominciamo a trovare già cose un po' diverse, perché chiaramente questo ha una metrica diversa, quindi notano le differenze e le equazioni che ci sono in gioco. E abbiamo trovato per questa un altro esercizietto, quindi gli proponiamo delle attività insomma, sui vari punti, perché questa, che è l'orizzonte degli eventi, stavolta è un'equazione molto facile, almeno a diversi, insomma, molto semplice, e gli chiediamo di trovare le soluzioni perenne, così magari sono contenti che un'equazione semplice di secondo grado possono trovare la soluzione, si sentono dei teorici, poi piccoli step, non so, è così, li rendiamo un po' contenti. L'ultima è, chiaramente diciamo che le cose si possono complicare parecchio secondo tutti i fattori che dobbiamo inserire, e questo insomma, è anche un bel ragionamento quando... Non è importante far notare loro che anche soltanto aggiungendo una piccola cosa, nel senso aggiungiamo in fondo solo il momento angolare alla carica, però io farei notare subito ai ragazzi come la metrica si complica notevolmente rispetto a quella relativamente semplice che è quella di farci. Quindi basta aggiungere una piccola cosa al buco nero, dare una carica o dare un momento angolare che loro conoscono, concetti che conoscono benissimo, per stravolgere completamente la semplicità di base della metrica di Facci. Sto pensando anche un analogo, di solito faccio i ragazzi quando fanno approssimazione punto materiale, proprio sono piccoli in secondo, che è quella cinematica, e gli chiedo se adesso però non è punto materiale ma devo tenere conto della forma, dell'attrito dell'aria, cosa succede? Quindi per di capire che le cose si possono un attimo complicare. E qua anche qua vi abbiamo proposto, se volete, il diagramma, è questo piuttosto complesso, però se avete degli alunni che ci vogliono provare, voi ci volete provare, insomma, volentieri. Sintesi, quindi, delle tre metriche, a seconda dei casi, quindi che Q uguale a 0, G uguale a 0, oppure che cominciamo a avere qualcosa di carico, eppure rotante. Quindi una tabella anche riassuntiva per loro per far sintesi, perché se fosse anche un'unità di approfondimento, alla fine gli resta qualcosa, una sintesi e l'idea principale chiara. Ok, e quindi gli chiediamo se abbiamo reso le cose effettivamente semplici o meno. Ok, un altro punto interessante, l'ultimo di questa parte un po' ciccia matematica, è quello della termodinamica. Esatto. Allora, questa è la parte che secondo me può essere maggiormente sviluppata in classe, perché appunto si può far vedere che un buco nero ha in realtà un'emissione di radiazione, la cosiddetta radiazione di Hawking, che è stata appunto formulata da Hawking nel 1974, considerando fenomeni prettamente quantistici. Allora, in questa ipotesi, in pratica si riesce ad introdurre una vera e propria temperatura del buco nero, perché si mostra che l'emissione di radiazione di Hawking è in realtà un'emissione di tipo termico, quindi è uno spettro che è completamente termico. Quindi possiamo introdurre facilmente un concetto di temperatura che viene quasi spontaneo e naturale, solo che poi ovviamente le analogie diventano molto più complicate, perché ovviamente a cosa associamo questa temperatura del buco nero? In realtà Hawking la associa poi a quella che è la surface gravity del buco nero, quindi un qualcosa strettamente collegato alla gravità.
ma con questo tipo di assunzione si riesce a introdurre un concetto di entropia attraverso questa formula che è collegata direttamente all'area del buco nero, quindi quantità che sono da un certo punto di vista abbastanza comprensibili, mentre la massa del buco nero è collegata alla sua energia, e questo non ci stupisce proprio perché sappiamo già che vale comunque sempre e uguale a mc. Quindi riusciamo a costruire una vera e propria termodinamica con delle leggi che sono analoghe a quelle che i nostri studenti hanno studiato appunto nel corso di termodinamica classica. C'è in particolare quella che ci interessa di più è la legge cosiddetta zero, che ci dice che la superficie di gravità in realtà sull'orizzonte degli eventi non si annulla mai e può essere in qualche modo equiparata al fatto che la temperatura risulti costante in certe zone particolari, quindi è una sorta di legge che ci aiuta a capire l'equilibrio termico del buco nero, quindi c'è una vaga assomiglianza con quello che facciamo in termodinamica. Ma forse la cosa più interessante è che attraverso questa definizione di entropia noi riusciamo a scoprire che l'entropia, esattamente come quella di un sistema termodinamico, non decresce mai, quindi in questo caso sarà l'area del buco nero non decresce mai attraverso questa relazione, ma anche l'entropia del buco nero, come succede in termodinamica, non decresce mai, quindi possiamo fare un buon analogo, diciamo, tra quello che hanno visto in termodinamica e quello che scoprono attraverso appunto magari lo studio di un buco nero. Quindi non sempre il discorso è facilmente comprensibile, però sta all'abilità dell'insegnante cercare di semplificarlo per avvicinarsi molto a quello che i ragazzi riescono poi a rielaborare personalmente. Sì, poi gli avevo dato anche un'idea facile per ricordarsela, è facilissima, perché proprio c'è l'area, è un quarto l'area, se poi usiamo la rotazione proprio costante di Planck, abbiamo anche una legge proprio molto semplice anche per loro, esatto, da fissare, da ricordare. E poi come, e magari ci facciamo vedere bene, perché così se la ricorda. Ok. Classico quantistico, vuoi aggiungere qualcosa? Abbiamo letto, perché questa cosa non la sapevamo, abbiamo letto e studiato e abbiamo trovato questa cosa molto bella sull'entropia, prima di aggiungere qualcosa. Classico quantistico, spettro di corpo nero. Ma sì, quello che si diceva prima, essenzialmente il trattato per l'emissione di Hawking è un'emissione praticamente di corpo nero, che direi può essere abbastanza sorprendente per quello che possono capire i ragazzi. Lo spettro di corpo nero lo hanno studiato, quindi l'introduzione della temperatura diventa in questo caso piuttosto naturale e anche diretta, perché ci si può collegare appunto alla temperatura relativa a questo tipo di fenomeni che già uno. Ecco, poi l'idea era qua di richiamare, siccome abbiamo scelto una quinta, di richiamare ancora classico quantistico, la differenza, quindi di fargli un po' trovare tutto quello che hanno fatto durante il programma. Ok, la seconda parte è finita e invece si passa alle osservazioni sperimentali, però chiedo a Eugenio di darmi una mano. La prima loro domanda, che è molto interessante fare ai ragazzi, posso osservare qualcosa che non vedo? Dovresti passare di là però. Ok. Io mi... Allora... No, per esempio, un modo per... prima all'inizio abbiamo visto l'evoluzione stellare, quindi abbiamo visto che era una supernova derivare una stella a neutroni, oppure, e poi se la massa è sufficiente, un buco nero. Quindi, per esempio, si può ricercare i buchi neri dove ci sono delle supernove, delle esplosioni di supernove, come in questo caso, nelle foto della NASA, diciamo. Ecco, poi un modo... Viene lui là. Se passi di là, perché sennò altrimenti perdiamo lo schermo. Cioè. Ecco, quindi questo è un metodo dove, che si può seguire, ma... ecco, per esempio un altro metodo è vedere dove fenomeni di lenti gravitazionali che hanno bisogno per essere generate da... grosse quantità di massa, quindi dal buco nero, diciamo. Si poneva
parlato anche con Marco, anche la sua idea carina di spiegarlo in modo semplicissimo, guarda mia. Abbiamo pensato di proprio di sfruttarla a pieno, cioè anche per usare tutto quello che abbiamo imparato di nuovo ancora quest'anno. Sì. E poi ci si può basare sul fatto che i buchi neri comunque spesso o cannibalizzano delle stelle, comunque sviluppano delle corone di accrescimento, diciamo. Su questo avevo trovato un video simpatico perché qui è tagliato, dove fa vedere un buco nero dove l'accrescimento provoca delle variazioni luminose che possono essere viste da un normale telescopio. E quindi è preso da l'INAF, diciamo. E quindi è interessante perché in maniera indiretta però si può intuire anche con strumenti normali, diciamo, a portata di tutti. Ecco. E l'ultimo modo, per adesso abbiamo un modo in più, che è quello delle onde gravitazionali, che ci permette di vedere quando c'è la fusione di due buchi neri. Quindi, e quindi qui si può riallacciare l'attività parlando anche della formazione spazio-tempo, e anche qui abbiamo messo un video dove è carino perché fa vedere come si creano queste onde gravitazionali, diciamo. È molto qualitativo, quindi va bene per portare i ragazzi. Parla anche del sistema, non so se si vede, le deformazioni a spazio-tempo, sì, sì, che generano poi l'onda gravitazionale nella rotazione dei buchi neri. La cosa carina è che fa vedere anche il funzionamento di LIGO e Virgo, anche se, diciamo, è molto qualitativo, però perché fa vedere la deformazione spaziale di uno dei due bracci del sistema, e lì si può introdurre come funziona effettivamente, anche se nel servizio non viene detto, perché si crea lo sfasamento tra dei due rami del laser, diciamo. Ecco, un po' questo, sì. Sì, e poi se posso aggiungo che abbiamo fatto una discussione interessante mentre stavamo lavorando, perché abbiamo trovato, rispetto anche all'anticipazione, quando Antonella chiedevi ci sono prove sperimentali, abbiamo cercato, abbiamo discusso e abbiamo trovato prove via latta piuttosto che qualcos'altro, e abbiamo trovato prova diretta, prova indiretta. Quindi ne abbiamo discusso proprio durante il lavoro di gruppo, e è solo uno spunto, però ve lo lascio perché magari con i ragazzi non se ne parla mai, almeno mi rendo conto che non ne ho mai parlato, e invece può essere una cosa iper interessante. Un'ultima cosa volevo dire, proprio stamattina stavo rivedendo un documentario, in realtà è abbinato al film Interstellar, non so se lo conoscete, molto interessante perché è basato su un'idea di Kip Thorne, e quindi è stato, diciamo, l'idea parte da lui, e quindi di fatto per buona parte del film segue proprio le leggi della fisica. Ma la cosa più interessante è il documentario che è inserito all'interno anche del film, diciamo, del DVD, dove per esempio fa vedere come hanno studiato il centro della Via Lattea, hanno ricreato un modello nel tempo degli spostamenti delle galassie, e hanno visto che l'unica giustificazione che si può avere è quello di un buco nero supermassivo, diciamo. Quindi e lì ci sono anche le simulazioni. Peraltro un buco nero che abbiamo visto nelle slide è dovuto alle simulazioni fatte sempre partendo da questione di Stein e tutto quanto per il film proprio Interstellar. Quindi no, non è questo, è uno dei primi, dove fa vedere la materia anche sopra e sotto, e quello è ottenuto, no, se inizi da capo lo facciamo vedere perché non... questo no, no, proprio l'inizio della, in realtà l'avete usato, è stato usato nel montaggio. Vabbè, comunque è interessante perché... Abbiamo il feedback? Sì, sì. Perché dobbiamo... Sì. Ok. Ok, l'ultima parte che vi dicevamo prima è proprio quella del feedback. Allora, come funziona? Volevamo fare, non la classica sfida di lavoro, comunque volevamo impegnarci per fare qualcosa, insomma, di nuovo.
E abbiamo chiesto alle ragazze, chiediamo allora ai ragazzi di lavorare in gruppo, li facciamo piccoli gruppi, abbiamo iniziato da 4, in modo che se la proponiamo come approfondimento, si dite non ho tempo, poi come faccio, lavorare in gruppo, così è bello, si diverte, e sono in quinta, sono stanchi, c'è la maturità, quindi in gruppo, bene? Quindi ci sta. E poi lavorano assieme, ecco, perché vedevamo però già di lavorare insieme. E 4 esercizi abbiamo pensato, calibrati proprio per testare 4 diverse abilità e 2 abilità diverse. Vi faccio vedere il feedback che quindi hanno elaborato le colleghe. È un primo esercizio dove quindi devono insomma, fare dei ponti, dei computi con raggi masse. Siccome avevamo giocato proprio sui limiti e sulle masse, quindi stiamo chiedendo proprio questo. Ok, questo è interessante. Poi magari possiamo chiedere a Fiorella se esiste davvero un buco nero, si può fare nelle RC. Dice di no, ok. Quindi li abbiamo stimolati su questo, anche Marco ci chiedeva quando abbiamo fatto la lezione di andare a riprendere questa cosa, abbiamo deciso di farlo nell'esercizio. Poi di nuovo, e invece qua, per cambiare su questo problema, gli chiediamo l'analisi di un grafico. Quindi dicevamo prima diverse abilità e quindi gli chiediamo adesso anche di fare una lettura di un grafico, così proviamo un po' il tutto. Questa invece è una domanda un po' più di contenuto, ma di sintesi, come anche magari vi aiuta anche un po' a fissarvi lì e vediamo se la cosa ha funzionato sulle metriche. E un'ultima invece, è un po' più lungo, questo è un po' più denso, dove ci sono dei parametri proprio veri, le nostre colleghe hanno fatto un lungo lavoro per cercare tutto e loro devono insomma riuscire a completare questa tabella e quindi torna tanto ancora a distanze, energie, diverse unità di misura, quantità, per capire che grandezze ci sono in gioco. Quindi per andare anche sulla parte numerica. Ultimissima cosa che vi dico, dopo il feedback ovviamente ci deve essere anche un confronto, ne abbiamo quello che hanno fatto i nostri ragazzi, però dopo vogliamo confrontarci all'interno del gruppo per vedere anche se abbiamo risultati diversi, quindi fare anche un confronto poi interno, ovviamente con voi se volete sperimentare la cosa. E una cosa che ci piacerebbe mettere alla fine, però trovare anche un relatore che si interfacci con i ragazzi. E qua lo stiamo cercando, abbiamo già delle buone ipotesi, vediamo se poi sperimentalmente la cosa ha esito, esatto. Ok, allora questi siamo noi, noi vi ringraziamo tantissimo per l'attenzione. Per esempio io sono una sperimentale, ho lavorato con Marina e cioè, è stato bello, poi abbiamo ingegneri che fanno lavori sperimentali, quindi ci si è scambiati i ruoli, abbiamo discusso e così abbiamo cercato di tirare fuori più possibile, insomma, anche da noi. In effetti è stata una presentazione corale, quasi, sì, molto sì. Bella, molto bello. Alzatemi le mani, scusate voi. Qualcuno che voglia fare un commento aggiuntivo sul funzionamento del gruppo di lavoro? Oh, non vi ho mai fatto parlare? Ti vedo visibile in giallo. Dovevo mascherarmi. Funzionamento del gruppo di lavoro, dico le stesse cose che hanno detto gli altri, nel senso che comunque la grossa difficoltà è stata quella di gestire il lavoro, di decidere il target, di decidere come impostarlo. Ha funzionato, è stato più facile poi nel gruppo più piccolo fare il lavoro. Nel momento invece in cui c'era la divisione dei compiti e forse anche il rimettere poi tutto assieme, sicuramente poi qualche difficoltà c'è stata, ma non ci conosciamo, è ovvio. Mettiamo in conto. Certo, normale. Benissimo, allora Marco, ci puoi fare qualche commento sul contenuto? No, in realtà qua usciamo dal mio zona di comfort, quindi si va adesso l'astrofisica e tutto, e di nuovo eccezionale, ci entra un sacco di roba. Devo solo una domanda, due forse. Quando parlate di metriche, riuscite a trasferirle ai ragazzi facilmente? Cioè è un concetto di cui sono già familiare? Nel senso che, cioè io punterei a usarla, ad esempio, prima di tutto facendogliela visualizzare, poi spiegandogli il significato di metrica, quindi appunto
metodo matematico per descrivere la geometria dello spazio-tempo. È un teorema sperimentale, ma vedete quanto è andando a cuore. Poi soprattutto la cosa importante secondo me è farvi notare il significato delle coordinate, perché ovviamente utilizziamo coordinate R theta phi, quindi coordinate in pratica che loro non conoscono, non le solite coordinate cartesiane, quelle si possono introdurre senza nessun problema. È un po' più difficile diciamo fargli vedere appunto come dicevamo le metriche più complesse, perché ovviamente si spaventano di fronte alla complessità estrema della loro scrittura. Quindi secondo me la cosa importante è puntare sul significato di metrica come descrizione dello spazio-tempo, poi significato del tensore metrico G-mu in modo tale da poter far vedere che si, senza fare una geometria tensoriale si può comunque ricondursi semplicemente a delle matrici 4x4 per esempio, e quindi far vedere per esempio che queste matrici sono diagonali. E poi secondo me non è che poi vogliamo insistere solo sulla matematica, perché ovviamente sappiamo tutti la matematica che sta dietro la relatività generale è ben complessa. Quindi secondo me bisogna dare semplicemente delle idee semplici, appunto metrica, matrici, angoli, raggi, e da lì cercare di sviluppare un discorso. Questo sarebbe un po' il nostro obiettivo. Quando dicevate fargli fare un po' di derivate, dov'è che entrano? Nel senso che sono gli elementi differenziali infinitesimi? Sì, sì, esatto, perché lì ci sono. Quindi se lo presentiamo lì prima e vedo un dio che magari chiaramente non può capire, quindi okay. Quello di serie. Se si vogliono buttare, provare a fare, trovare l'orizzonte degli eventi, noi abbiamo proprio preso questa decisione di non farglielo fare, perché se no, secondo noi era troppo pesante e non era poi fattibile concreto nei tempi di quella programmazione. Però se qualcuno vuol provare a farglielo calcolare, allora sì, gli entra proprio pesantemente. Poi Marco, la domanda di prima, sicuramente rispondo, non c'entra magari esattamente con la metrica, però quando ad esempio si fa anche geometria, si parla di geometria euclidea oppure no, cioè slegare dal concetto che c'è una cosa sola, cioè che c'è un sistema di coordinate solo, farli lavorare in quel senso, non è esattamente solo metrica. Però quando parli di quelle, parli anche di sistema di riferimento, perché quelle poi hanno equazioni diverse quando cambi anche le coordinate, e le equazioni le risolvi anche quando si cambiano coordinate semplifichi. Quindi in realtà io stimolo magari sin da subito, in modo da fargli capire che possiamo guardare le cose in modo diverso e ci sono spazi diversi. Non so se ho risposto. Sì, sì, sì. C'era un esempio banalissimo, non mi ricordo più neanche come funzionava, in cui si rappresentava le diverse metriche utilizzando diversi modi di misura. Per esempio, due stazioni del metro possono essere distanti geograficamente una dall'altra nella metrica, ma sono distanti solo una stazione se prendi la metro sotterranea. C'era un'analogia di questo tipo che magari è troppo semplice. Anche le trasformazioni, per esempio, o banalmente, un po' lontano, però gli fa entrare un po' nell'ottica. Mi capita, e non pensiamo assolutamente noi, di trovare ragazzi che non hanno mai visto le basi diverse, che non hanno mai lavorato proprio con basi diverse, e quindi è un esercizio diciamo concettualmente vicino, nel senso comunque li abitui a ragionare in modi diversi, a pensare, a descrivere le cose con modi differenti. Io farei solo un ultimo commento, nel senso che un errore in cui siamo incappati anche noi, bisogna stare molto attenti a calcolare la relatività generale delle derivate rispetto al tempo, perché in realtà non abbiamo più un concetto assoluto di tempo, quindi scrivere di R su DT può non avere nessun senso se non consideriamo correttamente il tempo proprio e tempo appunto secondo la concezione di Einstein. Quindi anche la derivata può essere discussa, perché non è così semplice calcolare un dr su dt, un ds su dt. Sì, allora c'è un applauso articolata, completa, cioè piena di tutto. Dopodiché solo un commento anche qui entusiastico dal punto di vista metodologico, perché l'avete calata su diversi gradi di difficoltà e di approfondimento, e questa è una cosa che apprezzo tantissimo, così come l'avete resa
molto partecipativa da parte dei ragazzi e soprattutto anche altro aspetto che secondo me è molto importante da considerare con i nostri studenti attualmente è l'aspetto multimediale, quindi video piuttosto che animazioni, ma anche aspetti di ricerca, ecco, mi è piaciuto molto l'idea del paper e così via. Cioè, ha dato degli spunti metodologici veramente molto, molto belli. Il feedback finale ovviamente fa parte della conclusione, sempre l'aspetto metodologico. Cioè, devo farvi veramente i complimenti perché è un lavoro fantastico. Guarda, c'è stato un componente del gruppo che ha risposto una cosa, ma gliela voglio far dire al microfono. Dicevo, il bello di questo lavoro è proprio dovuto all'eterogeneità del gruppo, tutto quello che tu dicevi esce fuori proprio perché abbiamo provenienze diverse all'interno. Sì, ma sicuramente l'eterogeneità aiuta tanto, sempre. Immacolata, un commento da te. Sì, allora a me sono piaciuti tutti e quattro i progetti, anche se chiaramente i primi due erano un po' più, secondo me, argomenti delicati, nel senso da portare a scuola oggettivamente più difficili, quindi è per questo che poi neutrini e bulinieri sono di aiuto. Però sì, mi è piaciuto molto, questo in particolare mi è piaciuto perché come quello delle extra dimensioni è molto collegabile anche con la matematica, io sono matematica quindi chiaramente anche questo conta per me e mi è piaciuto per quanto diciamo il concetto di metrica secondo me è una cosa molto difficile da capire e anche io userei diciamo qualche, come diceva Marco, insomma qualche confronto tra le mappe della metropolitana, le mappe geografiche eccetera eccetera, che è una cosa che in realtà a scuola si fa, cioè conosco qualcuno che fa questo tipo di attività anche per elementari un pochino, cioè ci sono dei progetti matematici per la città, quindi. Però mi piace anche il fatto di far vedere ai ragazzi che in realtà tutta questa matematica che loro studiano può essere utilizzata anche per cose molto difficili, perché una delle difficoltà che secondo me c'è a scuola è che i ragazzi devono avere una fiducia verso il professore, cioè spesso per come è impostata l'algebra, per esempio, loro chiedono sì, ma tutti questi conti ci servono. E anche io chiedevo questo e mi ricordo che la risposta era sempre poi quando andrai avanti lo capirai. E io ci sono andata perché mi piaceva anche dal punto di vista teorico, ma non tutti sono disposti a prendere ad avere questa fiducia nella guida, diciamo. In questo è un modo per contestualizzare una parte della matematica. Che, esatto, non è solo la lezione di fisica che beneficia di questo approccio, ma è chiaramente anche la motivazione che si dà per matematica per abbattere un po' il muro sia della fiducia sia del fatto che effettivamente si sta facendo qualcosa di difficile ma concreto, diciamo utile, lasciando quella dignità a fare cose teoriche. Però si può scoprire dopo, cioè nel senso magari essere incuriositi e capire che quel gioco difficile da commentare, io personalmente lo porto in un altro campo perché sono in un altro campo, però a volte io quest'anno ho intrapreso un progetto con la collega di italiano, per cui sto scegliendo l'argomento, a questo punto sarà i neutrini nella seconda, perché lei studia l'articolo di giornale nella sua struttura e io invece voglio fare, gli ho proposto di fare anche un articolo scientifico, perché di solito quelli in italiano prendono cronache. Invece l'articolo, lei è stata entusiasta perché tra l'altro dice che non capisce niente quello che deve imparare, sono contentissima, quindi ho intenzione di portare sì, questo articolo scientifico anch'io, anche per far capire che stiamo parlando di un altro stile di letteratura. Tantissimi spunti interessanti, direi. Voi come tale, Lisa? Sì, sono due cose velocissime. Sì. Un'altra cosa che ci è venuta in mente, non abbiamo avuto tempo, perché ogni volta la presentazione le fonti è stata pedantissima e quelli che mi hanno sbagliato. Però perché proprio mi è nata dentro le mie esigenze, ogni volta che vedevo l'immagine, un plot che avevamo preso, di dire ma il plot viene da una simulazione, è quello che è stato osservato, una fotografia, è un filmato ricostruito e se i ragazzi possono accedere a 2000 fonti dal punto di vista multimediale, l'abbiamo detto per esplicito, ma sulle diverse poi vorremmo anche focalizzare l'attenzione su questa cosa. Sì, in modo un po' più banale, come per dire dove hai preso questa cosa, una fonte attendibile, no? È una ricostruzione, è un film, quindi può esserci qualche di verità o finzione cinematografica, ma anche in senso un po' più elevato, una simulazione, un'osservazione in una fotografia, perché magari insomma, normalmente non riescono a cogliere la differenza, magari non ci pensiamo, invece è importante.
basta. Poi il mio gruppo mi ha chiesto di ringraziarvi tutti, dovrei dirlo tutto lo staff, grazie mille. E sono velocissima, devo ringraziare anche, l'ho messo in inglese perché ci stanno guardando anche il gruppo, quello delle TV. Ah, che bello. Grazie anche a loro e thank you so much, guys. Ok, grazie ancora.